E quello che state ascoltando non era Leggenda dei Cinque Anelli, ma è comunque Fumble. È Fumble Room. Che è il primo podcast. Eccolo il primo. Quasi. Fumble Room. Mi passa il dadone. È il primo podcast. Non ci provare nemmeno. No, non lo fare, distrugge. Fumble tutto. È il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia che non vi spacca le orecchie. Quindi lascia in pace quel povero dadone. Che oltretutto mi spacca il tavolo. Niente. No. Troveremo un modo. Ti tengo d'occhio, Roberto. Sappi che ti tengo d'occhio. Comunque, quello che siamo qui a giocare stasera è Fumble e giochiamo a Simbarum questa sera con un ospite speciale che è Giovanni di Scintiara. Ciao Giovanni! Avete già visto la sua brutta faccia? Io posso andare, ragazzi. Esatto. Il mio obiettivo. Hai detto Scintiara, posso andare. Ma adesso il mio obiettivo era quello. Sono 60 euro. Sti cazzi. Più. A testa. Va bene, riditelo. Giovanni di Scintiara è qui con noi a giocare a Simbarum, anche se Simbarum non c'entra niente né con Scintiara né con Fumble né con Alleanza. Perché? Perché ci piace giocare i giochi belli e quindi stasera giochiamo a un gioco bello. Simbarum è un gioco norvegese con delle illustrazioni fichissime, fichissimissime. E Fumbarum. Fumbarum, che è Simbarum. E è estremamente fantasy, ma è anche estremamente dark e grim. Due parole brevissime sul sistema e poi iniziamo a gamba tesa con l'avventura, che tra l'altro non l'abbiamo scritta noi, l'ha scritta Andrea Maugeri e lo trovate sulla Tana del Serpe Drago, che è una pagina dedicata a Simbarum. Sembra una dedicata ai coboldi. Invece Serpe no. Drago. E invece è dedicata a Simbarum. Tu come ti trovi con questo discorso del Fumble però i Rolander? Va bene lo stesso. Va bene, è sempre stesso. Fumble, si festeggia comunque. L'uno si festeggia uguale. E, allora, due parole brevi appunto sul sistema. Il sistema è appunto un Rolander, quindi voi avete 8 caratteristiche che fanno costruiscono il vostro personaggio con dei punteggi che vanno più o meno tra il 5 e il 15. Sì. Mm-hmm. Dovete tirare meno del vostro attributo per riuscire in un'azione. Il master non tira mai, quindi se vi fate spaccare le ossa sono solo fatti vostri. Beh, insomma, il master comunque ti mette nella situazione. Ma se sbagli il tiro lo sbagli tu, non sì, sono certo. Io che ti ho fatto uno storpio. No, però ci metti 72 draghi in una taverna. Ecco, non ci sono draghi in questa avventura, a quanto pare. 72 chupacabra in una caverna. Una delle cose interessanti di Simbarum, secondo me, è che non sai come è fatto il mondo, sai come è fatta una determinata zona, che è quella da dove partite voi, cioè Forte Cardo e la foresta che si espande... Dracatar. Davokar. La foresta che si espande poco oltre i confini della città, c'è un regno umano con una regina... Ci sono goblin, ci sono orchi che sono anche parte del vostro gruppo e sono delle razze abbastanza comuni da trovare. Gli elfi, d'altro canto, sono i cattivi, si potrebbe dire, di questa ambientazione, perché agli elfi non gli devi cagar cazzo.
sempre pacco gli elfi. Come dice l'antico detto. È un antico detto elfico. Gli elfi sono, come nelle migliori tradizioni medievali, delle creature insondabili, a contatto con la natura e completamente lontane dal genere umano, che difendono il loro territorio con tutto quello che hanno: gli artigli, le illusioni, i mostri, qualunque cosa loro abbiano per tenervi lontano da dove vivono loro, lo useranno. Cioè, noi stiamo giocando a Simbarum e lo stiamo giocando a Dungeon Keeper. Sì, praticamente okay. Sì. E tutti voi all'aperto fate parte di Forest, come Keeper. Si usa in Simbarum, un gruppo di avventurieri, per cui avete il vostro permesso per avventurarvi all'interno della foresta di Davokar, firmato dalla regina e dalle sue guardie, perché la foresta di Davokar è sì la patria di una popolazione elfica, ma è anche una foresta dove si trovano molte rovine dell'antico impero di Simbarum, di cui si conosce veramente molto poco. Si sa che è caduto a un certo punto, non è ben chiaro come, non è ben chiaro quando, ma è successo un sacco di tempo fa. Ci sono queste rovine piene di oggetti magici e di ricchezze di vario genere che gli avventurieri saccheggiano puntualmente, se ce la fanno. L'ultima cosa importante da sapere è che in tutto questo la natura gioca contro agli esseri umani e agli alchimisti e all'ordo magica, che sono i maghi ufficiali del regno di Davokar e di Ambria, più che altro. Per cui la corruzione è la risposta della natura al cercare di sovvertire le leggi della fisica da parte degli umani. Acquisire poteri magici, acquisire poteri mistici, fare degli incantesimi vi potrebbero dare dei punti di corruzione o temporanei o permanenti, e mano a mano che avanzate verso la corruzione perderete il controllo della vostra mente prima, del vostro corpo dopo, e vi tramuterete in mostri. Senza pressioni però, eh? Molto mononoke. Esatto. Ok. L'avventura a cui giochiamo stasera è La strega e il mercante, ma prima di iniziare a introdurre l'avventura io vorrei che voi faceste una introduzione dei vostri quattro personaggi. Nell'ordine che volete, eh? Tipo partendo da Giovanni, che è l'ultimo arrivato. Beh, allora, io interpreto il Goblin Fenia, è un personaggio dalla faccia rassicurante, come si capisce dal suo colore ceruleo, dai capelli unti che gli percorrono il viso e dalla sua faccia assolutamente bonaria. No, è un personaggio inquietante, piccolino, perché Gollum con una parrucca rovinata. Sì, esatto. Sei un goblin, sono diciamolo. In tutto e per tutto un goblin. E giro accompagnato dalla mia fedele scrofa bianca Querula, e esatto, semilanuta tra l'altro, e nulla, ci conosciamo già tra di noi? Li conoscete già perché fate tutti parte della Società della Spada, che è un piccolo gruppo di avventurieri, probabilmente l'ultimo degli ultimi dei gruppi di avventurieri di Forte Cardo, però tutti siete stati raccolti dal vostro capitano, un ranger che ha abbandonato la guardia della regina per mettersi in proprio e che ha raccolto quello che gli altri avanzavano. Allora aggiungerei soltanto che ho uno sguardo sempre in movimento, tendenzialmente sono sempre diffidente degli altri e sembro avere anche una grande fretta di farmi notare agli occhi del capitano e dei miei compagni. Ho solo 7 anni, ma del resto i goblin ne vivono 10. Quindi, sei vecchio. Sì, è da cui anche la grande fretta di far qualcosa di buono nella vita. Ok, invece sono Orlan.
un tempo il figlio più giovane di una grande casata nobiliare che, come l'impero Silmarum, è sparita del tutto, tranne me. Sono l'ultimo rimasto. Dopo essere entrato a far parte dei gloriosi cavalieri del Panzer della Regina, un po' stufo degli anni di turni, pattugliamenti, addestramento e altro, ha deciso di mettersi in proprio, andare all'avventura, perché ha bisogno di soldi, compagni e gloria per ricostruire finalmente la sua casata, di cui si porta sempre dietro, questo lo sapete solo voi, un sacchetto con ancora della terra, dei terreni nativi della casata, e ogni tanto la sera, ripensando triste, se l'annusa lievemente. Tirare la terra è molto patriottico. E sapete che mantiene sempre la sua parola, per adesso. O almeno così vi ha detto. O l'ha dimostrato, spero. No, ve l'ha detto. Ah, ce l'ha detto. Mentre Kvarek è un sopravvissuto, anche lui, però di un clan, del clan Yesora, e ha seguito fin da giovane la via dell'acciaio, diventando infine un mercenario. È sopravvissuto con quella che chiamava la sua famiglia, ed erano effettivamente suo fratello e sua sorella, che però, mercenari anche loro, nel corso degli anni, seguendo il capitano Aloban in una delle battaglie da lui comandate, sono morti. Da lì tutti gli spettri della guerra, tutte le battaglie vissute, gli hanno fatto capire che è l'ora di ritirarsi. Quindi sta raccogliendo in questi giorni di ventura più soldi possibili per poi appendere la spada al muro. Cioè, finivo con una breve descrizione del personaggio, che si copre sempre con un mantello verde con una spilla gallica, con una croce, molto alto e robusto, ed ha capelli e barba rossa molto folti. Allora, io sono Ansel e sono un teurgo della chiesa di Prios, che il dio morente del sole. Esattamente. Dicono che va un sacco quest'anno. Sì, soprattutto d'estate. E si chiama Ansel. Grande. Perché hai capito la citazione... sono sostanzialmente un ormai novizio barra apprendista della chiesa, non sono di rango molto alto, visto che sono tra gli ultimi scartati. I teurghi di solito sono abbastanza comodi, soprattutto quando di alto livello dell'ordine, perché sono dei grandi curatori, cioè le ultime stille del potere del dio morente, che sono in grado di incanalare, quindi quel po' di magia che riescono a fare è dedicato eminentemente a curare gli altri. Chiaramente più si è potenti all'interno dell'ordine, più si sale di grado. E i teurghi, anche loro, più si è potenti, più si è corrotti? Sì, sì, okay. Sostanzialmente, perché che è proprio il grande problema. Infatti questo giustifica l'aspetto fisico dei teurghi. I teurghi sono vestiti con delle lunghe tonache rosse e hanno una maschera, per descriverla a chi ci ascolta, come se fossero dei luchador messicani, cioè giusto fuori la bocca e gli occhi. Stavo per dire Rey Mysterio. Proprio perché quello che c'è al disegno, esatto, che sembra uscito. Un elevato uso della magia genera la corruzione. Allora, per non dimostrare che sono già sulla strada di diventare simil mostruosi, decidono di fare gimp. Esatto, si coprono completamente. Io ho l'abito talare dell'ordine, quindi sono completamente coperto, poi mi porto dietro, esatto, un bastone grande, lui. Bello, più che da luciador ci manca la zip. E naturalmente il libro di portatore di luce. Sono luciador sadomaso. Esatto, il portatore di luce, che è sostanzialmente il libro sacco di Prios, dentro cui naturalmente c'è tutta la dottrina che io cerco di inculcare a tutti quelli che Ma vivo. Quindi se per strada in città si vede uno con gli occhi felini, nel senso di che è un po' corrotto, non è una cosa che... non l'ammazzano per strada? No, non l'ammazzano per strada. Non è illegale essere...
ti tengono d'occhio. Corrotti, ti tengono d'occhio nel caso tu impazzisca, attacchi qualcuno. Ma ci sono livelli bassi di corruzione in cui non sei pazzo, tipo magari c'è un po' di scaglie, oppure già quando c'è le cose fisiche sono no cacchi. Allora iniziano scaglie. Con dei piccoli dettagli fisici, qualche vena nerastra che ti si forma sul collo, non so perché me l'immagino alla mutazione di Warhammer, ma non so perché. Le occhiaie profonde, gli occhi che iniziano a iniettarsi di sangue finché non diventano luminosi, poi impazzisci e poi diventi un mostro. E io sono già un mostro. Quindi però in teoria diventi un mostro. Tu evolvi. Diventi un mostro alla zombie, cioè nel senso sei comunque un umano, non è che diventi un lupo gigante. No, però perdi la tua umanità. Ok, però sei umano, al massimo con gli artigli o più ferale. Sei umano, ma come gli zombie a un certo punto diventi molto più forte di un essere umano perché non hai più il limite di essere un essere umano. Esatto. Però non è che il tizio impazzisce e si trasforma in un lupo mannaro. Tendenzialmente no. Chi lo sa che cosa possono portare altissimi livelli di corruzione? Comunque. La super mega evoluzione. Vadimo. In questo momento vi trovate a Forte Cardo. Forte Cardo è una delle città principali intorno alla foresta di Davokar. Ricca di mercanti, e ricca di mercanti che mercanteggiano un po' con tutti, sia i villaggi vicini e le città vicine del regno di Ambria, sia con le popolazioni barbare all'interno della foresta. La Camera di Commercio di Forte Cardo è un organismo molto ricco e molto vivo, nel senso che si fa sentire pesantemente nelle questioni della normale vita di tutti quelli che vivono a Forte Cardo e tutela gli interessi dei mercanti del forte, ovviamente. I ranger della regina hanno evidenziato un incremento degli episodi di aggressione ai danni di convogli mercantili che vanno e vengono da Forte Cardo, per cui al momento tutte le compagnie mercenarie di Forte Cardo sono in subbuglio. C'è una grande attenzione, un grande interesse a cercare di fare il prezzo migliore, a cercare di farsi assumere dai mercanti più ricchi. E c'è stata una ricca competizione tra le gilde di mercanti di Forte Cardo, perché tutti i mercanti volevano avere due o tre braccia armate in più che li accompagnassero in qualunque direzione fosse. Tutto questo fino a quando Donna Meira, che è la proprietaria della principale agenzia di mercenari di Forte Cardo, ha avuto difficoltà a soddisfare la richiesta di braccia armate dei mercanti. In quel caso, il vostro capo e proprietario, praticamente, un certo Caspar, Mano di Pietra, che è un veterano della Grande Guerra degli Ambriani di qualche anno prima, e che oggi è tenutario della piccola agenzia di cui anche voi fate parte, cioè della Società della Spada, è riuscito a infilarvi in un contratto con un mercante. Erano parecchie settimane che non succedeva niente. E Caspar. Questo mercante ci teneva parecchio ad avere delle guide esperte che lo potessero accompagnare fino a un piccolo villaggio che sta a circa 2-3 giorni all'interno della foresta di Davokar, per portare delle provviste a questo villaggio che si chiama Velk e ovviamente per fare ritorno dal suddetto villaggio. Ma quindi ci sono dei villaggi umani nella foresta? Sì, anche se è territorio elfico, però. Tendenzialmente sono barbari che vivono un po' al di fuori della società civile. Però non vanno e li sterminano gli elfi. Cioè sono lì. No, diciamo che hanno trovato un equilibrio con gli elfi, di una specie di patto di non belligeranza. Okay. Io non ti vengo a dar fastidio nei territori dove tu ci tieni di più, tu non vieni a uccidere me nei villaggi e manteniamo questo equilibrio. Il mercante a cui siete stati affibbiati è Galdomei Henkel, che è un mercante ambriano specializzato nel commercio di alcune erbe rare e di altri generi di prima necessità per villaggi che vivono fuori dal regno di Ambria. La mattina di questo primo
giorno siete attesi al centro di Forte Cardo proprio per partire con questo mercante Galdomei e andare verso nord, verso la foresta del Davokar. Chi è il primo di voi che arriva alla Società della Spada? Considerando che per me le ultime settimane di politica è un po' con, cioè, equivalgono circa a un anno di inattività, no? Come i cani, abbiamo capito. Quindi, esatto. Quindi un anno di vita sul set di estremamente voi. Nervoso, mi sveglio alle 4 del mattino. Questa notte. È la vostra licenza di viaggio ed esplorazione. Ah, grazie, grazie. Prego. E non vedo veramente l'ora di. Quindi la rotolo. Me la metto un attimo via. Dalla telecamera. Dall'altra parte. La telecamera dall'altra parte. È qua. Mi sa già. È inesperienza. Non riesco a comprendere questo messaggio. Giralo. E quindi non ho. Non so cosa c'è scritto. Non ho tempo di leggere e non ho neanche tanta voglia di leggere o capacità di leggere. Non so, in sette forse anni. Capacità di leggere in realtà non è che tu ne abbia tantissimo. Esatto. E quindi comincio a passeggiare avanti e indietro ovunque sia l'ingresso prima dell'alba. Quando arrivano loro sono appoggiato. Ben attivo. Sì, in realtà sono già annoiato perché li sto aspettando un sacco di tempo per me, perché mezz'ora, anche forse mezz'ora dopo l'alba è tantissimo. Quindi sono appoggiato alla parete di fianco alla porta, appoggiata alla mia lancia e mi guardo attorno in goblinesco. Io sono il secondo che arriva. Dov'è che arriviamo esattamente? Allora, vi trovate proprio all'ultima piazza disponibile per raccogliere le vostre cose e partire di Forte Cardo. Ma il mercante c'è? È Piazza del Rospo, sì, il mercante c'è, è un carro di roba che deve portare, trainato da due cavalli. Il carro è abbastanza pieno ed è arrivato appena prima della nostra guardia, ex guardia. Te, in quel poco tempo che siamo stati, ci siamo visti, tutto quanto, cosa ho visto di te? Allora... Proprio in maniera basilare, tipo usi armi a distanza, cavalchi il maiale... Cavalco la mia scrofa, in cui sono particolarmente legato e sembra che abbia voglia di chiacchierare solo con lei. Atteggiamento all'avventura? Ma mi tuffo in ogni situazione e... senza pensarci troppo, mi piace usare la mia daga, a cui sono particolarmente legato. Un oggetto strano, anche un po' arrugginito. E io arrivo, mi avvicino al mercante, faccio un cenno a Fenia. Mastro Galdomei. Ah, buongiorno, voi siete? Buongiorno. C'è già il mercante, è arrivato con il carro? È arrivato il mercante con il carro, appena prima che arrivasse la guardia. Molto lieto, io sono Orlan, ex cavaliere della regina. Abbiamo addirittura un cavaliere della regina, non avrei mai sperato che la Società della Spada arrivasse così in alto. Sono molto lieto. Ex, ma l'addestramento le servirà sicuramente per il viaggio che stiamo facendo, come d'altra parte le servirà l'aiuto di Fenia l'inafferrabile. Ah, anche questa piccola creatura fa parte del nostro gruppo. Piacere di conoscervi. Piacere. Piacere è tutto nostro. Da mangiare alla scrofa. Poi quando siamo pronti attendiamo ordini. Beh, mi risultava che altre due persone facessero parte del gruppo. Allora attenderemo queste altre due persone. Ok. Io lo guardo in posa, quasi non da riposo, diciamo. Beh, intanto vi posso esporre i fatti che ci aspetteranno nei prossimi giorni, ad esempio. No, se poi lo che la luce di Prios vi benedica tutti. Eccala. E anche voi, nobile ci conosciamo. Sacerdote. Sì, ci conosciamo. Un po' a disagio. Tu invece atteggiamento all'avventura? Indifferente. Sono luoghi dove devo andare a fare attività evangelica. Ok. Buongiorno. Oh, Mastro Ansel, grazie. L'evangelista, ben arrivato. Buongiorno a tutti. Kvarek. Ah, è una V quella. Kvarek. Sì, lo vedi sulla fronte. Ho letto Tuareg. 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 Kvarek, che arma usi? Spada a una mano.
Spero che la tua lama sia affilata questo giorno. Sono sempre affilate. Ci siamo tutti? Bene, c'è chi picchia, chi ruba e chi predica. Possiamo andare? Chi è, credo. Chi è che ruba? Estraggo la spada e mi guardo intorno cercando un ladro. Questi rituali umani. E mi metto davanti al mercato. Fanno perdere tempo. Se abbiamo finito quei saluti, possiamo partire. C'è un ladro? Forse è meglio muoverci velocemente. Beh, io spero che. È un modo di dire. Fidati. Nessuno ci attacchi nei prossimi giorni. Ma dopo tutto, forse qualche. Notizia su ciò che è successo negli ultimi giorni potrebbe essere utile per voi per rendervi conto di quali saranno i pericoli che ci aspettano. Scusate. E nel mentre sgranocchio della cazzo. Salute! Avete bisogno di una cura da parte dell'intervento di Prius? Non credo che sarà necessario scomodare una divinità per questo leggero accenno di allergia. Purtroppo attraversare la foresta è sempre una impresa per quelli come me. Purtroppo, sapete, sono abituato a una certa dose di civiltà. Batto due volte la lancia per terra. Avrei detto il doppio. No, il doppio della paga per i pericoli che sta per enunciare. La vostra paga è già stata concordata con Mastro Caspar. Sarà lui a darci il doppio. Sarà lui a dividere la ricchezza come meglio crede. Beh, io voglio il doppio. Beh, noi dovremmo portare queste erbe e queste pelli fino a Ponte Rotto, ovviamente. Credo che non ci saranno difficoltà nell'arrivare fino a Ponte Rotto, ma dato ciò che è successo negli ultimi giorni con quelle brutte avventure di quei mercanti che sono stati uccisi lungo la strada dei banditi, non vorrei correre nello stesso pericolo. Non vi preoccupate, con la protezione che avete, con questi quattro al vostro servizio, non correte alcun pericolo. Sono molto contento di sentire queste parole da parte di un ex membro della Guardia della Regina. Chi di voi è più avvezzo a portare un carro? Lo porto io. È il maiale chi lo guida? Feni è sicuramente più adatta. È il maiale chi lo guida? Fiatto a me. Hai già una cavalcatura. Hai già una cavalcatura, sai già ovviamente come trattare. Hai mai messo un maiale in concorrenza con un carro? Meglio che il maiale stia sul carro. Beh, al massimo può stare in concorrenza con il cavallo. Appunto. Al massimo può stare in concorrenza con una bistecca. Non credo sarebbe quasi cannibalismo. Non parlava di te, Verula. Non parlava di te. Fermo. Beh, siamo pronti. Può essere aggressivo. Attento alle tue di bistecche. Beh, alla fine sono come dei cinghiali senza peli. Anch'io posso essere aggressivo. Forza, andiamo. Avete finito? Se non avete altro, se avete finito di salutarmi, attendere... se la paga è stata decisa, possiamo andare, no? Beh sì, Mastro Caspar riceverà 50 fiorini più un... Capitano Caspar. 10% per ognuno di voi. Ne parleremo con lui al momento del... Già parlato con lui? Sì. Non sono problemi che mi ma riguardi. Tanto tempo fa le cose sono cambiate. Era sì per te, piccola Gwenia, tanto tempo fa. Basta. Qualcuno di voi ha erboristeria, medicina carisma o più erboristeria, qualcosa del genere? No, io ho teurgia. Dove devo guardare? Tu hai teurgia, questo qua qui, abilità, guarda nelle abilità. Sì. No Te la butto bene, lì. Proseguiamo dritti come una freccia scagliata da un arco elfico. Non mancheremo il bersaglio e colpiremo per uccidere. Uomo d'arme non c'entra nulla con ciò che vi stavo per chiedere. No, medicina, erboristeria, un pelo di conoscenza potrei averla. No, proprio è una specifico? Cosa specifica. Ma no, so che te se fosse stata una roba più generica te l'avrei passata. Io inizio a preparare il carro, pronto per posare le cose che bisogna posare. Ragazzi, le in caso di... i nostri magari sacco a pelo, quello che c'è, appoggiare sul carro e assicurarmi sacco a pelo. Dante, posso chiedere una cosa? Il carro, in caso di attacco, la merce è protetta adeguatamente? No, è abbastanza. Cos'è la merce? Scoperta. La merce, da quello che vedete adesso, sono delle erbe di vario genere, delle pelli e qualche provvista di prima necessità, quindi scusa, per capire, è un
per l'economia del posto si merita il 4 guardie. Per l'economia di Forte Cardo è un po' tirata, però i villaggi all'interno hanno un'economia per ponte di, molto non mi ricordo, Ponte Rotto. Ce n'abbiamo una sola, cioè, di lettera. Il villaggio di Ponte Rotto, abitato da piccolo villaggio di Ponte Rotto, abitato da barbari, è in grado di pagare per queste erbe 4 mercenari. Allora, qualcuno di voi ha qualche abilità che vi renda particolarmente avvezzi a ciò che si trova all'interno della foresta del Davokar? No, però io lo posso chiedere al mercante perché sono privilegiato. So. Puoi fare un test di persuasione per cercare di estirpargli più informazioni possibili. Ripeto le domande che stava facendo Fenia. A questo punto fai un tiro. Devi perché tirare... a me non mi ha cagato, giustamente. Io gliel'ho chiesto. Essendo piccolo ma così. Ma tu sei un goblin schifoso. Mi do anche allora, un prima conte... di fare la domanda faccio... un conteggio serio. Ma ottima non... idea. Calma, come no. Dice... E gli ripeto la domanda cercando... Allora, devi tirare meno della tua persuasione e hai un malus di meno 2 perché lui è abbastanza... passato. Ok. Beh, diciamo che... il villaggio dove dobbiamo arrivare è uno di quelli più ricchi della zona prima di entrare proprio nei territori più barbari e incivili. Oh, quindi si tratta principalmente di soldi e non di qualche privilegio politico? No, no, scambi assolutamente non si tratta assolutamente di villaggi di cose politiche, io non mi vorrei confondere con la Marmaglia che si occupa di queste cose sicuramente. Diciamo che quel villaggio ha delle risorse che potrebbero interessare anche all'Ordo Magica se riuscissimo a riportare interamente ciò che ho in mente di riportare. Voi tutti, senza dover tirare, sapete che l'Ordo Magica, che è l'ordine di maghi ufficiale... È di maghi, quindi lui non c'entra? No, no, okay. Non c'entra. È l'ordine ufficiale di maghi del regno, è disposto a pagare somme molto ricche in cambio di... materiali rari e preziosi di rovine, che lui sa individuare, che lui sa sicuramente individuare. Beh, abbiamo un gruppo di scorta addestrato e pronto a combattere e pronto a difenderla, nonché un capo carovana a quanto pare sveglio e che capisce il suo posto in questa foresta. Cosa abbiamo da attendere? Io abbiamo da attendere solo di me. Solo una stupida, piccola, microscopica questione. Ci sono due strade per arrivare a Ponte Rotto. Quale consigliate? La più lunga, che passa intorno al... che passa vicino all'Eanor, il fiume che tutti voi sicuramente conoscete e che dovremmo guadare, a ovest, vicino al Salto di Velia, oppure quella più veloce che passa attraverso il ponte di Com? Noi siamo pagati al giorno o a missione? Voi siete pagati alla missione. A seconda che hai detto. La più veloce, certamente. Potrei fare un tiro su bodyguard per sapere qual è la strada più difendibile? Sì. In questo caso tiro su? Tira, in questo caso puoi tirare su o cunning o vigilant. Comunque sono entrambi e due. Vigilant, va, proprio un punto in più. No. Comunque nel 3 sopra. Boh, entrambi hanno i loro pro e i loro contro. Uno, bisogna attraversare il fiume, che è molto facile perché ci sono diversi punti dove guadarlo, però allunghi di almeno un giorno e mezzo il viaggio. Dall'altra parte la strada è molto più veloce. Ovvio, bisogna sperare che il ponte sia aperto e che non ci siano problemi sul ponte. Che problemi? Banditi. Se ci fosse una banda di banditi o se il fiume fosse in piena, okay, attraversarlo un giorno e mezzo più a nord sarebbe molto più difficile che attraversarlo più a sud, ovest. Beh, credo che la più veloce sia la strada più diretta. Sì. Rimane più tempo se poi. Se il ponte è agibile, sì. Se no, la strada più lunga ci permette. Per la nostra crescita individuale avremo un giorno e mezzo in più. È un rischio. Una volta lì abbiamo il permesso, non dobbiamo riportarlo anche indietro noi, no? Sì. Dobbiamo anche riportarlo indietro? Cazzo. Sì, sì. Mica il permesso vale poi solo per andata e ritorno qua adesso o è un permesso generico? No, il permesso che avete è per esplorare la foresta.
in generale. E tornare col bottino. Sì, ma se dobbiamo portare... Vabbè, per quanto ne sappiamo comunque possiamo prendere se la strada più veloce. Comunque io salto agilmente, per fortuna, perché sarebbe troppo alto se no per me, sul posto del guidatore. Chiedo a Querula, mi giro, salta su, la scrofa prova a saltare agilmente ma non ce la fa. Io con una discreta fatica riesco... Ma la spinta via. Esatto, e mi procuro anche dei graffi a farla sedere di fianco a me e prendo le redini dei cavalli. Allora, siete a posto? Possiamo andare? Io sorrido alla scena e andiamo. Io non ho senso dell'umorismo, quindi vado avanti. La nostra missione è benedetta. Messi? Come stiamo tutti sul carro o qualcuno sta giù? Ci sono, e quindi è benedetta per forza. Ottimo, proseguiamo. Allora, non state tutti. Non ci manca carro. Niente. Io sì. Sul carro ci potete stare in due o tre. Considerando la scrofa, ci state tu, la scrofa e Mastro Galdomei e basta. A meno che qualcuno non calci la scrofa di sotto. No, io occupo poco spazio e la scrofa un po' di più. Però la scrofa occupa lo spazio che non occupi. Esatto. Ma io volevo chiederti, scusami, io posso usare la daga e la lancia? Sì. E non potrei procurarmi una balestra? Con che soldi? Con che soldi? Non so. Il problema è quello. I soldi della lancia. Qui siamo a livello dei giovani milioni. Una lancia non costa nemmeno lontanamente quanto una balestra. È un arco? Una lancia Porto. Non costa neanche quanto un arco. Va bene. E se tu avessi degli altri soldi da investire, sì. Ma in questo momento non sei un poveraccio. Sono tre Ortex. Sono? Sono i soldi? È poco. Quanto è un thaler? Un thalero è abbastanza da mangiarci qualche giorno. È un monetone d'argento. E lo shilling? Lo shellino è poca roba. Nulla. Poca roba? Ok. Sì. È una frazione del thalero. Ok. Beh, siamo pronti. Partiamo. La strada più corta. Una compagnia di spiantati proprio. Va bene. Siete non gli saremo ultimi qui. Rimasti di tutta Forte esatto, Cardo disposti scusa, a fare non sai quanti soldi ci sono, cioè è costata questa posso cosa. Dire una cosa. Signor mercante, scusi. Quanto è costata a caspa? Posto che noi siamo qua per la sua sicurezza. E ci crede quando io le dico così, vero? Assolutamente sì. Per la sicurezza di chi? Mia e vostra. Allora, avrei bisogno di una palestra che poi rimane sua, me la compra? Credo, rimane sua, Temo di aver già investito. Ammetta che arriva qualcuno dalla foresta, io con la borsa. Temo di aver già investito. Fai un tiro di persuasione. Allora, i goblin purtroppo hanno un tratto che è paria. Cioè, ne so. Marginato. Sì, devi fare due test di persuasione per riuscirci. Due. Magari però chiedilo direttamente tu, guarda. Magari il maiale può guardarlo storto. Beh, se ci avessimo avuto bisogno di una balestra, il capitano Gaspar ci avrebbe fornito una balestra. Ma io ho bisogno della balestra, non l'ha fornita. Ma un arco? La compreremo con i soldi di questa missione. Un arco? No? Un arco? Qualsiasi cosa. Tieni, grazie. Basta che partiamo. Meno male che troppo grosso? Fretta. È grosso questa. Se facevamo guidare il maiale no, sarebbe arrivati. È un arco corto. È un arco corto? Posso usarlo? L'arco corto sì. Bene. Per andare più veloce. È un po' grandino perché è un arco corto per gli umani. Per andare allora più veloce, vi intonerò una canzone che veniva usata dall'età d'addestramento. Io inizio a fare di cori quelli militari per stare al passo. Oh, sì. Noi ne dava, cara, andiamo. Gli elfi paura non ci fanno. Tu 40 frecce. Esatto. Allora, forte caso. Ovviamente non mi segue nessuno e dopo 5 minuti, dopo 5 minuti mi fermo. Vai. Forte Cardo è proprio qui, al limite della foresta. Siete proprio sul bordo finale della foresta. Qua, Forte Cardo, qua inizia tutta la foresta. E ci sono strade però nella foresta, di passaggi nella foresta. Ci sono dei sentieri più che delle passare strade. Un carro. Sì, un carro ci passa, non velocissimo, ma ci passa. La foresta è come ve la ricordavate dall'ultima volta che siete passati dalla foresta. Un territorio estremamente poco ospitale, ricco di vegetazione bassa anche nei sentieri che sono più trafficati dai carri, che comunque ce ne sono che vanno verso i terreni dei barbari, dell'Odaiova e
terreni confinanti verso le montagne dei corvi. I sentieri comunque hanno un sacco di erbe che crescono anche attraverso la strada, sentite un sacco di piccoli predatori e piccoli animali che girano all'interno della foresta, e la luce del sole fa fatica ad attraversare gli alberi che sono altissimi, saranno alti anche 30-40 metri alcuni alberi. Oh, la Madosca. Querce secolari che occupano notevoli porzioni di terreno della foresta, che impediscono al sole di arrivare libero fino a terra. Non vi pare di notare nulla di particolare nel primo giorno di viaggio. Sapete che per arrivare fino al ponte che vi aspettate di attraversare sono un giorno e mezzo abbondante. Quindi la prima notte la dovete fare in giro in mezzo alla foresta. E io durante il viaggio volevo solo sapere a spanne quanti agganci politici c'ha Galdomei? Zero, come diceva, oppure un po' se ne interessa? Ne ha qualcuno, comunque avendo fatto parte della guardia della regina qualcuno l'hai conosciuto per forza. Ok. Non così tanti come se tu avessi no, non io, lui. Ah, Galdomei, no, Galdomei ne ha probabilmente meno di me. Sì, ok. Quanti te, se non forse anche meno, perché è un mercante, quindi non è detto che conosca tutta la gente che conosci tu nelle corti in giro per i villaggi e le città. Che quando arriviamo a un posto, beh, questo è un posto perfetto dove fermarci per la notte. Iniziare a raccogliere dei rametti. Allora, fammi. Io mangio delle strane radici e le divido con la mia scrofa ogni tanto. Fammi una prova di attenzione per vedere quanto accurato è il posto che scegli. Accurate o vigilant? Vigilant. No. Noi faccio filare. No. Vabbè, no, però io sono leader, quindi io ho preso quel posto uguale. No, no, hai trovato uno spiazzo, non sei sicuro. Tu non sei sicuro al 100% che sia tranquillo quanto hai detto, però è una radura. Me ne accorgo mentre sto raccogliendo i legnetti. Avete comunque... sono leader anch'io. Contesto. Vigilant. Ok. Francamente questo luogo non mi sembra per niente adatto. Vediamo se non ti sembra per niente adatto. Vado. Sempre vigilant? Sì. Peggio che andar di notte. Perché dici questo? Perché non mi piace. Ma è perfetto, guarda quanta legna secca, non bisognerà andare in giro e disperderci e organizzare delle pattuglie solo per andare a raccogliere legna. Oh, bene, con tanta legna secca ci possono andare fuoco meglio. In più gli alberi sono anche abbastanza larghi, non ce ne sarà bisogno di mettere in pericolo la foresta e magari gli elfi non ci attaccheranno di notte. Questo luogo blasfemo è intriso di schifo. Tutta la foresta, intendi? Ogni frammento di questa foresta. Quindi non c'è posto migliore che questo. No. E continua a fare. Beh, ci sono molti posti migliori di questo nella foresta. Ad esempio i villaggi più a nord, però non sono io qui certamente a mettere in discussione le scelte delle mie guide. Beh, questo è il posto più sicuro. Su questo non posso dibattere sicuramente. Quanto più a nord? Beh, il nostro villaggio di destinazione si trova ad almeno un altro giorno di viaggio, quindi... Quello è più sicuro di qua. Sì, sicuramente. È ovvio. Il tema è che dobbiamo fermarci per la notte. Ah beh, sì, non ho mai voluto esprimere. Sta bene? Nulla in contrario. Voleva fare una tirata sola fino al villaggio. Per me va bene, io non ho bisogno di dormire. No, 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 no. Mia bisogna cara... rivederci. Mio caro. La tua confidenza infiamma il mio animo. Proseguiamo tutta la notte. Temo che questo sia fuori discussione, sia sì, per me che per i cavalli. Oh, è un peccato. Ma se... I cavalli non sono mica miei. Ma senza cavalli non porteremo il carico, senza carico non verrete pagati. E se i cavalli dovessero portare solo il carico, senza nessun altro passeggero, potrebbero farcela? Temo di no. Noi stiamo sul carro, eh? Beh, allora dovremmo fermarci qui. No, non parla con te. Non ti preoccupare. Beh, non faremo fatica. Prendete della legna, mettete delle tende. Che sto facendo? Su, prepariamo il campo.
anch'io. Kvarek, gli do indicazioni. Io vado a cercare un po' Fenia, di Fenia, gli do indicazioni. Hansel, non nel bosco. Io faccio l'esatto opposto. Io ho fatto 5. Preparo il mio cantuccio, il mio angolino sacro. Fatto, non so, e poi mi metto lì a pregare sul libro di Prios. Allora, Fenia, il nostro goblin, ha fatto un ottimo tiro di attenzione. E ti rendi conto che in realtà la zona è abbastanza sicura. Potrebbero esserci dei piccoli predatori durante la notte se non state attenti, ma voi potreste essere dei predatori di queste sì, creature. Quindi qualche volpe da spellare, da mangiare, di cui rivendere magari anche la pelle. E a parte questo, siete ancora lontani sia dai territori elfici che dai territori di alcune tribù goblin che non sono esattamente in buoni rapporti con la civiltà. A differenza tua, che ti sei abituato alla vita di città, un sacco di tribù goblin sono rimaste... Quello appunto, pensavo, dice, sono buoni rapporti con te. Sei in mezzo alla peggiumana. Fenia, Kvarek, voi che siete più esperti di quelle delle terre selvaggia. Sei andato via. Io sono andato, ho detto, io vado a cercare qualcosa per cena. Stavo andando a caccia. Vabbè, mettiamo delle trappole qui, non è il caso di allontanarci dal gruppo. Di solito la cena non mi viene nel piatto, ma... Beh, abbiamo delle razioni per questa sera e lasciamo qualche trappola per qualche coniglio. Le abbiamo? Razioni? Beh sì, il mercante comunque sta portando razioni. No, il mercante sta portando razioni, quindi... Cioè, magari non ci siamo portati un mese, ma... Vabbè, faccio solo un giro veloce. Se trovo qualcosa... Sì, sì. A vista. Beh, oddio. Va, farò il possibile. A portata d'orecchio. Fai una prova di attenzione, anche tu. Fa freddo? No, non fa particolarmente freddo. Nonostante il sole non arrivi fino... No, vigilance, sì. Fatta, 5. Nonostante il sole non arrivi a pieno sì, fino a terra... C'è quel bel freschino da sottobosco. C'è il freschino da sottobosco, però comunque è fine tarda estate. Quindi il fresco della sera nella foresta è anche abbastanza piacevole rispetto a quando siete partiti da Forte Cardo la mattina. Tu trovi qualche piccolo animale con cui o cibarvi stasera o da tenere per il giorno seguente? No, stasera non mi voglio portare roba dietro. Io mentre preparo il campo canticchio il motivetto della mia casata. Gli scuoio là, lascio le viscere là in lontananza, in modo tale se ci sono animali saranno attirati dalle viscere nella notte, e le carcasse non sanguinolenti, quindi cerco di non lasciare tracce, le riporto al campo. Ok. Oh, ottime prede. Un buono spuntino. Per il tempo che ci hai messo. Chi fa il primo turno? Beh, i primi due li faccio io, come al solito. Come al solito? Ottimo. E il resto li fa il goblin, visto che qua, è stato con la scrofa addestrata, si sdraia, ok, gambe distese sul terreno, pancia all'aria praticamente, e io la uso come cuscino e mi appoggio su di lei, mi tiro su una delle pelli che ho sgraffignato, poi la rimetto a posto, e mi addormento con la lancia in mano. Vedete che il mercante non è particolarmente preoccupato dal fatto che lui abbia preso una delle pelli. Siete tutti lì. Okay. La pelle torna sul carro. Svegliatemi al momento giusto, oppure certo, anche no. Tiro fuori la spada, mi metto a fare il turno di guardia un po' più lontano dal fuoco per vedere. La spada, inizio a filarla per il primo turno. Faccio un po' di addestramento, flessioni, per stancarmi un po'. Addestramento con lo spadone. E poi camminato una giornata, stancarti un po'. Poi quando devo fare il secondo turno, che iniziano a essere parecchio stanco, sono lì, mi riposo, da soldato abituato a fare i turni di notte, le guardie, mi sveglierò un po' stanco, ma a me 4 ore mi bastano. Ok, va bene. E non sveglio nessuno per un paio, fai un turno e mezzo, 2 turni a seconda di quanto sono stanco. Fai un tiro di tenacia per vedere quanto sei stanco alla fine di questo tuo secondo turno. Ok. Questo...
Non capisco questo talento che utilità abbia, però va bene. Tenacia sarebbe toughness, no? Sì, no, tenacia è resolute. Ah, ok, allora sì. Allora quando mi inizio a sentire stanco, mi sei dimmi, un cavaliere non sente la stanchezza. Un cavaliere combatte contro tutto, contro la corruzione e contro la stanchezza. Cerco di convincermi a non essere stanco. È Dragonheart praticamente. Perché io, essendo leader, come passiva posso usare persuasione al posto di tenacia. No, fallito di 4. Sei parecchio stanco, il giorno dopo farai fatica. Allora se inizia a essere parecchio stanco sveglio qualcuno. No, okay. Pensavo di trovarlo addormentato così, con le piaccia sui franchi. Tipo, il sonno non è niente, il sonno non ti fa paura. La stanchezza è non cedere al sonno. Io addormentato. E io mi alzo perché mi scappa da pisciare, questo perché continua a parlare. No, a un certo punto vado lì e sveglio. Gli batto sull'elmetto e gli faccio, vai a dormire, va. Sono sveglio, certamente sveglio, un cavaliere non dorme mai. E ora vai a dormire. Se questa è la vostra richiesta, Master Quark, questo cavaliere si riposerà immediatamente. E io mi metto a svegliatemi se avete bisogno. Morto. Con mezza armatura. Esatto, perché... con l'armatura. Proprio bam, giù per terra. È un soldato che sapere quando può dormire. Scusa, posso sapere se esiste l'equivalente, non so, di una bandiera o di un segnale di amicizia tra goblin, non so, un animale squartato o qualcosa del genere che può significare amicizia e il coccodrillo arancione, goblin on board, qualcosa del genere. Goblin on board. Quello è sul culo del maiale. Esatto. No. Tendenzialmente i goblin comunque difficilmente assalgono dei gruppi. Sì, però. Però sì, qualche segno che tu possa esporre per. Allora mi viene, ok. Allora mi viene in mente improvvisamente mentre dormo, mi sveglio, trovo lui. Sì, io sono a fare la guardia a fumare. Sono avanzate pelli di animali? Le abbiamo mangiate? Tutte quante? È avanzato qualcosa? Selvaggina? Dobbiamo squartare qualcosa, un po' di sangue, lo attacchiamo in croce sul carro. Le pelle dei conigli. Pelle dei conigli. E quello che hai mangiato stasera? Oh, ci dovremmo accontentare. C'ho cazzo. Le prendo e comincio a creare dei fantocci aperti. C'è le ossa, c'è la testa del coniglio che sicuramente nessuno ha mangiato. Ne metto un paio di questi bastoni in bella vista sul carro. Io voglio vedere se mi sveglio con questo casino. Su che cosa... È una prova di attenzione. Ok. No, non sto facendo... Passata. Quindi mi sveglio. Sì, senti che stanno parlottando. Vedo lui che armeggia strano con delle cose. Mi sospettisco perché questa roba mi sembra un po' blasfema. È un po' pagana, però... sai che i goblin hanno delle tradizioni molto loro che non c'entrano necessariamente con la religione. Mm-hmm. Sono più dei gesti di rispetto tribale. O io non ci credo, ma se funziona. Lo guardo di sottecchi dalla maschera e mi giro dall'altra parte. Mi stringo il libro ancora di più. Non si è accorto che sei in mia famiglia. La mattina arriva abbastanza inaspettata, nel senso che non riuscite a vedere l'alba all'interno della foresta. Vi accorgete che il sole è sorto quando è già sorto abbastanza da riuscire a trapassare le folte chiome della foresta. Power. Avete riposato bene, anche perché appunto, non essendovi svegliati proprio all'alba, avete dormito quei 45 minuti in più che fanno la differenza. Ancora 5 minuti. Esatto, 5 minuti, 8 minuti in più. E la mia sveglia suona ogni 8 minuti, la rimandi a 5 volte, fa 40 minuti. Più o meno. Grazie. Riprendete il viaggio all'interno della foresta, che continua a diventare sempre più fitta, folta. Sempre più umida e si inizia a intravedere un po' di nebbia, anche se è giorno, perché nelle parti più fitte di alberi
l'umidità è parecchia e il sole non colpisce abbastanza per scaldare. Mi sposto un pelo più avanti, sempre rimanendo in vista, per controllare che sul sentiero che stiamo seguendo non siano predisposte magari tronchi pronti a cadere o imboscate a una decina di metri il massimo, credo, di visibilità. Fai altri tronchi. Una foresta, Una foresta, sì, ci sta. Se vado un po' più avanti, magari non mi vedete più. Fai un'altra prova di attenzione. No. C'è un albero. Stunk. Gli alberi sembrano solidi. Andate magari un po' più lentamente perché voglio essere un po' più sicuro. Però tutto prosegue abbastanza tranquillo. Fino a quando, a metà pomeriggio abbondante, arrivate al ponte di Com. Il ponte di Com è un altro ponte che si trova sul fiume Eanor, che avreste potuto guadare più a ovest, più a est, scusate. Voi vi trovate praticamente dritti da dove siete partiti. E il ponte è un ponte abbastanza particolare ed esemplare. Non mi piace che abbia detto che avreste potuto guadare ad est se avessi fatto l'altra strada. Io non c'era alcun bisogno. Erano due alternative. Non c'era alcun bisogno di saperlo perché lo sapevamo già. Prima di avvicinarci col carro e cavalli, appena sento lo scrosciare del fiume, farei fermare e farei una piccola esplorazione in avanti prima di cadere in una trappola. Io lo assisto stando un po' più indietro, proprio vicino alla carovana, al carro. Allora, il ponte, come dicevo, è un esempio abbastanza peculiare di architettura dell'antico impero di Simbarum, uno dei pochi luoghi perfettamente preservati. È un'unica arcata di pietra che sovrasta il corso del fiume, che in questo punto è abbastanza impetuoso, e apre la strada verso i territori dei popoli barbari che stanno più a nord, dove si trova anche il villaggio dove dovete arrivare. Ci sono due torrette, una per ogni lato del ponte, entrambe merlate e entrambe realizzate con pietra nera tipica delle costruzioni dell'antico impero. Controllate di controllate dai ranger della regina. Ok, quindi è ancora territorio civile, se vogliamo. Che ci sono? Sapete che in genere per attraversare questi ponti va versato un obolo a chi guarda e gestisce il ponte. Cazzi del mercante. Ma il mercante ha sicuramente messo in conto questa cosa. E in genere ha protestato quando abbiamo scelto la strada, quindi non l'avrebbe proposta. E in genere viene fatto un controllo anche delle licenze, che però voi avete, quindi non dovrebbero esserci problemi. Licenza di viaggio d'esplorazione nella foresta del Davokar. Sarà il fin della licenza, io tocco. Quelli che si stanno avvicinando per controllare il ponte mi facciano un tiro di attenzione. Dai, prima tu e io ti sono dato. Niente. No, niente. Uguale a lui. Niente. Quanto hai fatto? 12. Ma dov'è il ponte? Ponche? Fumble! Fumble per il gioco, non per la trasmissione. Esatto. Scemo, un fantastico 20. Sei convinto che devi sborsarli tutti i tuoi soldi? Siamo una guardia veramente eccellente proprio. I migliori della piazza proprio. Esatto, Ben Hill, Shaw. Di quella piazza lì. Di quella piazza lì. Neanche c'eravamo solo noi in quella piazza lì. Eravate gli ultimi rimasti però. È tutto sicuro, proseguiamo. Sì, è un ponte, quindi probabilmente, dato che è una struttura così antica e dato che difficilmente qualcuno si avventura dall'altra parte senza licenza, le guardie saranno dall'altra parte per impedire ai barbari di venire da questa parte. Quindi io vado avanti, raggiungo lui. No, saranno da questi. Se i barbari sono di là, saranno di qua. No, però vogliono proprio... voi avete fallito tutti quanti, voi avete fatto fumble, non rompere... Perché è inutile proteggere questa parte del ponte, devono impedire l'accesso al lato del ponte, quello pericoloso. Ha senso. Secondo me tu c'hai la scrofa che ti fa le feste lì sul carro e non riesci a vedere una mazza perché continua a leccarti la faccia.
Tanto salutiamo un paio di persone che ci dicono che con i ponti di questi tempi ci andrei cauto ad attraversarlo, ma soprattutto salutiamo, e quello era Pietro, e salutiamo Andrea, di cui tra l'altro abbiamo una grappa offerta gentilmente, la nuova carisma per erboristeria di questa stagione. Grande. Che però sarebbe dedicata alla leggenda dei Cinque Anelli, ma la beviamo lo stesso stasera. Ah, è giusto. Che ha giocato alla stessa avventura, ma uno di loro era già morto a questo punto. Nel senso che siamo lentissimi noi andare avanti, oppure che hanno fatto casino già da subito? Chi può dirlo? Lo scoprirete solo. Beh, io inizio avanti a salire sul ponte, perché non c'era un goblin con loro. Portiamo il carro. Avete visto che servivano? Portiamo il carro e iniziamo ad andare. Io sto vicino al carro mentre iniziamo a salire sul ponte. Sicuro che le guardie siano dall'altra parte. Infatti vedete che da questa parte la torretta è abbandonata, praticamente non c'è nessuno. Quando sono a metà del ponte strillo: ehi voi di guardia, ci stiamo avvicinando. Arco. Gesù, Giuseppe, Maria. Incoccato. Bisogna essere educati. Io facevo per sbirciare dentro la torretta, ecco, appunto. Mentre io strillo, perché mi pare strano comunque che non ci sia, non veda nessuno neanche dall'altra parte. E mano a mano che vi avvicinate anche all'altra torretta, vedete che nessuno sta uscendo a controllare il ponte. E nessuno risponde alla mia... Nessuno risponde, questa è una cosa estremamente strana, perché almeno uno dei lati del ponte deve essere per forza guardato. No, io guardavo dal lato prima di attraversare il fiume, nella torretta c'è qualcosa. Ok, fai un altro tiro d'attenzione a meno 3. Ma questa al di qua del ponte? Siamo già a metà? Quando siete nei pressi della... Comunque sì, sì, grande. Ma mi sta dicendo la prima. Sì, sì, quando ci siete passati davanti. Ce l'ha fatta. Io mi sono proprio soffermato per sbirciare dentro, guardare dentro. Ce l'avrei fatta di uno. È strano che non risponda nessuno. Allora, quando siete passati di fianco alla prima torretta, vi siete resi conto delle seguenti cose. Tu ti sei reso conto. La struttura è su due piani. Mm-hmm. E guardando dalla porta, che è aperta, spalancata, ma non è rovinata, la porta è abbastanza nuova, c'è un tavolo con alcune casse vuote e con i coperchi buttati di lato all'interno della stanza. Più c'è una scala che va al piano di sopra. E c'è anche una specie di meccanismo, che è una ruota di legno con delle corde legate. Vedi che le corde sono state tagliate e probabilmente questo meccanismo serviva a bloccare l'accesso al ponte in qualche modo, ma è stato rotto, non è più utilizzabile. Voi di guardia al ponte, stiamo attraversando! In più noti un'altra cosa: nonostante nessuno vi risponda e nessuno si faccia vedere, al secondo piano dell'altra torretta vedi un movimento, qualche ombra che si muove in alto. Non prendete l'atteggiamento aggressivo, ma visto che non c'è risposta sto estraendo le armi. Sì, è una buona idea. La spada. Qui c'è qualcosa che non Io torna. Io tornerei indietro. Retromarcia con i cavalli? No. Possono camminare un po' indietro. Avete visto qualcosa? Sì, sì, vero. È difficile, ma... Sembra tutto vuoto. Perché non ci mettiamo un attimo nella torre? Io sono pronto a buttarmi dietro il carro se dovesse arrivare frecce da un momento all'altro. Marco ce l'è tutto all'altro. Dobbiamo attraversare, non possiamo tornare indietro adesso. Se tornate indietro adesso ci metterete 3 giorni in più. No, no, io... Indietro, no, rifare indietro l'altra all'altra torretta. Ah, ok. Cioè, a guardare. Qual è il modo più sicuro Non l'ho capito. Di attraversare questa fortificazione? Senza essere bersaglio da qualcuno che potrebbe nascondersi qui intorno. Far scattare la trappola, però senza il carro e il mercante che rischia la vita. Ormai siamo a metà del ponte. Avete visto qualcosa? Qualche movimento sopra la torre c'è stato. Quale? L'altra. Prova a guardare. Io ho già estratto spada e scudo, Tre. Verso la torre facendo proprio così. So già la risposta, Il ponte è... Vuol dire super semplice, non ha né camminamenti né passaporti. È un'arcata dritta. Un'arcata dritta. Io provo a guardare dalla parte dove lui. Ha dei. Il parapetto. Esatto, dei parapetti. Un parapetto di lato. E adesso che lui ha notato il meccanismo, praticamente dalla torre può scendere una specie di muro
una grata di ferro, sostanzialmente. Che blocca il ponte. Che blocca il ponte. Però è quindi solo gli ingressi, l'ingresso. Sì, sì, solo l'ingresso. Sarà una, in realtà saranno potresti... due torrette con un arco in mezzo. Esatto, passi sotto, comincia il ponte. La torre è solo da un lato. Ok. Dall'altra parte ci sono la struttura in modo che per far cadere la grata. E, il meccanismo lui l'ha notato dalla parte da cui siete arrivati, chiaro, voi. Perché l'altra non c'è arrivato. Però a questo punto è ipotizzabile che ci sia anche l'altra. Kvarek, tu che ci vedi bene. Scusa, posso chiedere? Dal secondo piano, sulla torre dall'altra parte. Se vedi qualcosa nell'altra torre. Scusa. Sulla torre dall'altra parte? Scusa. Sulla torre dall'altra parte, ci sono feritoie? No, allora, non ci sono delle feritoie, ci sono un paio di finestrelle, sono più larghe di una feritoia. Ok. Ci sono finestrelle dal lato del fiume? Sì, ci sono finestrelle praticamente... tagliano in a croce la torre. La mia domanda è: se mi buttassi fuori dal ponte e me la facessi protetto dal parapetto, sarei in pericolo? C'è un lato del ponte in cui sei protetto. Ok, allora io, approfittando del fatto che ho velocità 15, sperando che sia una cosa di velocità, senza prendermi troppi rischi e chiedendo a Kverula di far la guardia loro, badaci tu, mi uscirei dalla parte visibile del ponte e per primo mi proteggo, secondo mi avvicino in silenzio e poi fumble. Non ho già fatto uno, ma se faccio il secondo poi dopo ne parliamo, Ti fidi a tirare quel dado? Grande. Ti appendi fuori dal ponte e inizi ad attraversarlo appeso fuori il più velocemente possibile fino a che non arrivi in fondo e noti che anche da quel lato la porta della torre è spalancata. Ti sembra di vedere il cadavere di una persona riverso all'interno della stanza con una spada corta piantata nella schiena e senti che effettivamente al piano di sopra, come lui aveva notato delle ombre muoversi, ci sono dei rumori di qualche creatura che si sta domanda muovendo. Veloce, io non ce l'ho segnato nelle armi lo scudo, però nella difesa c'è scritto 6 dodge o 7 shield. Sì. Ce l'ho uno scudo? Sì. Ok. E allora io prendo, via la spada, due mani, prendo la spada lunga, scudo, e coprendomi bene con lo scudo inizio a andare a attraversare il ponte, stando però... Quanto è lungo più o meno? Una quindicina, ventina di metri. Stando 5-6 metri dove vedo le manine sue che si sta... spostando, cercando di attirare l'attenzione su di me. E a quel punto mi guarda alle spalle e resta praticamente. Vado avanti e quando arrivo più o meno a metà, e tu? Batto 3 volte con la spada sullo scudo. Io mi avvicino al mercante e gli dico: vuole per caso raccomandare la sua anima a Prius? Io credo che tornerò indietro finché voi non avrete risolto la questione qua sul ponte. Non vorrei rischiare nulla. Beato te, figliolo, che te ne vai. Beh, voi siete benedetto da Prius, io sono solo un povero mercante, non sono sicuro di poter... L'aiuto, non la lascerò scoperto, potrebbero attaccarci alle spalle. Ottima idea! Bam, 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 bam! Posso chiedere? Sì. Io ho visto la situazione nella stanza. Sì. L'avrò vista di sbieco, immagino, eccetera. Il movimento lo sento solo in alto, però, non al pian terreno. Sì, esatto, solo al piano di sopra. Ok, quindi cerco di fare un salto solo e saltare dentro rotolare dentro la porta. Quando rotola dentro la porta io batto ancora più forte sullo scudo per attirare l'attenzione. Ok, fai un altro tiro di velocità per vedere quanto silenzioso sei nel fare questa prova. Non lo aiuto facendo casino io con lo scudo. Gli dai un po' di aiutare. Ah, ok. Fatto. Quindi okay. Meno 2 o più 2 alla sua abilità. Più 2 alla sua abilità. Ti lanci dentro e sembra che nessuno ti abbia sentito, anche perché loro fuori stanno facendo in questo momento parecchio casino, sbattendo sullo scudo, urlando, chiedendo. Odore?
L'odore è un odore che ti è estremamente familiare. Goblin. Io aspetto lì tenendo d'occhio sopra, ma guardando sotto. Senti, tanto adesso loro non mi vedono. Lui mi vede perfettamente. Sì, io sono a metà del ponte. Ok, gli faccio cenno di aspettare. Tu passi indietro e mi rincagno ancora un po' più sullo scudo, cercando di coprirmi meglio. Allora, per quello che sei tu dei goblin, essendo tu un goblin, difficilmente attaccheranno con gli archi. È più probabile che aspettino che loro si facciano ancora più avanti nel ponte per scendere e tendere un'imboscata mentre passano davanti alla porta della torre. Io, per quindi, come conosco la cultura, a parte che, non so... Cioè, i ben 7 anni. Sì, i miei genitori in realtà hanno cominciato a fare, tipo, a bighellonare nella foresta e mi hanno annoiato tremendamente, quindi sono andato in avventura. Ma per come li conosco, ha senso andare a parlamentare o è assolutamente inutile, quindi tanto vale andare ai coltelli? Allora, i goblin tendenzialmente una moneta non la rifiutano, se siete disposti a pagare. Beh, cercare di convincerli solo per il fatto che tu sei un goblin, probabilmente lasceranno passare te e uccideranno gli altri. E quindi, chiaramente anche le monete che devi lasciare deve essere più o meno equiparabile a quanto vale il gruppo, ovviamente. Però io penso sia perfettamente liscio. Quindi i muretti del ponte sono perfettamente lisci. Sono abbastanza lisci, sì, perché essendo una costruzione dell'impero di Simbarum, loro avevano un'architettura molto particolare. No, infatti anche il meccanismo che è stato costruito dentro si vede che è stato costruito dopo e che non era previsto dal ponte che ci fosse questo. Senti, la spada infilata nel cadavere è una spada goblin? Sì, è una spada mezza arrugginita di riciclo di qualche altra persona. Ok, però non è che guardandola si capisce che è di un goblin. No, anche perché i goblin vivono molto poco, quindi quasi nessuno costruisce delle cose sue. Rubano, riciclano e... Ok. Va bene. No, non andrei a parlarci, ma nemmeno a pagarlo. Vabbè, oh. Non abbiamo intenzioni ostili, fatevi vedere chiunque ci sia. Quando vedo che fa casino così attira l'attenzione, se ci sono delle scale o qualcosa provo a vedere quanto sono presidiate. Beh, tu avevi già fatto un buon tiro prima, quindi riesci a salire le scale senza nessun problema e vedi che al piano di sopra ci sono 6 goblin. Di cui uno è abbastanza vecchio e sembra che non è neanche armato, è probabilmente il capo che guida gli altri, è una piccola banda di goblin non troppo impegnativa per dei guerrieri come loro, però comunque il rischio che qualcuno venga coltellato c'è. Ovvio, se voi li cogliete di sorpresa invece che il contrario, avete voi il vantaggio. Va bene, io... Io, vedendo che succede niente, inizio a avvicinarmi verso la porta, sempre coprendomi da... Penso che arrivino frecce da sopra, io. E tu, quando vedi che lui... Cioè, quando lui ricomincia a muoversi, senti che dicono... Ehi, si sta avvicinando! Iniziamo a scendere! Così li prendiamo di sorpresa! Cazzo, non ho fatto la voce da Goblin. Fino adesso. Ti sei umanizzato. Pure di stare con gli umani, esatto. E con la scrofa. Io mi sto avvicinando proprio, sai, passo, pronto a deviare frecce in realtà. Choices. Va bene, senti, ma riesco a mettermi alle spalle del vecchietto? Allora, devi fare... Si deve nascondere dietro la scala, la scala a chiocciola che scende, di solito torri
Puoi fare una prova di, in questo caso non rapidità, ma di furtività, che è discreet in inglese. E hai un bonus di più 3. Allora, scusa, io non ho capito bene la disposizione nella stanza. Se riesco a nascondermi in modo che loro scendano e il vecchietto poi potrebbe essere, cioè, da me minacciato, ok, in un secondo momento lo faccio, ok, in modo che loro magari scendono e poi vengono richiamati in un secondo momento, o se scendono tutti a coltare il vecchietto alle spalle. Esatto, appunto. E se ecco, fammi vedere lo schemino. Questi sono i 6 goblin con sì. la finestra che dà sul ponte. Sì. Tu sei salito dalla scala sì. chiocciola, sì. quindi sei più o meno qua. Ma il vecchietto dov'è? Nascosto. Il vecchietto è... C'è qualcosa dove nascondersi qua? Esatto. Allora, al piano di sopra, in effetti, delle cose dietro a cui nasconderci ci sono, perché comunque ci sono dei mobili, ti puoi infilare sotto al tavolo. Ok, allora io mi sposto dietro un mobile per adesso e sto fermo e zitto. Ok, fai questa prova di furtività. C'è più tempo. Ah, la devo rifare. Ok, va bene. Fumble. Il secondo, Oh, ma se gioco a Dungeons and Dragons tutti sti 20 non mi escono. No, porca. No, ovvio. No, è che non sono più, capite, col dado da 20 non sono più abituato. No. Ti devo dire una cosa, quel dado da 20, se non sbaglio, è quello che ho giocato con Ripu. E mi ricordo che non pensi più di 10 quella sera. È già tirato. Vabbè, mi piace. Quindi hai fatto 20 comunque di nuovo anche qua. Gianni. È destino. Tu ti butti rotolando per metterti sotto al tavolo, tiri giù la sedia. Ecco il morto che diceva che ci scappava. Che cade, fa rumore. Vedi gli altri goblin che si girano e fa: e tu chi diavolo sei? Sei uno di noi. Sapete come, perché quella ex guardia della regina sta arrivando da solo? Perché? Perché ne ha uccisi 20 di goblin. Quindi se lo prendiamo di sorpresa è come se ne avessimo ucciso 20 goblin. Ma non lo state prendendo se, io sento qualcosa che viene da sopra. Voci. Fai una prova. Allora urlo. E attenzione. Ce ne sono solo 6! Passato. Posso urlare? Senti lui che urla, ce ne sono 6. Di goblin! Ah, per il momento, finché non arrivano loro, mi metto di lato alla porta. Alla schiaffo del soldato. No, schiaffo, si chiama, non si muove una foglia. Dall'altra della porta faccio un cenno. Fratelli, io lo dico per voi. Verso di loro così. Sei un traditore! Fosse per me. No, sono uno a cui piace sopravvivere. No, no, sei un traditore! È appena urlato che sono in 6! Uccidetelo! Uccidetelo! Presto! I miei fratelli, quanto sono pirla! Io lo sento l'urlo. Beh, sì. È il suo. Beh, vedi, sì, che ti faccio così. Ah, ok. Ormai stanno urlando un po' tutti. Ormai la tua attenzione è là. Io parto in enfasi religiose. Oh, iniziativa. C'è l'iniziativa insieme. Sarò ultima. Ma non si tira. No. Tutti tu. No. Si tira solo se siete pari. Allora, qualcuno di voi ha armi lunghe? No, perché tanto nessuno si sta avvicinando a voi. Armi lunghe in che senso? Cioè, se avete l'arma lunga? Aste, lance, alabarde. Ma io ho il martello. Perché quelli che hanno armi lunghe, se qualcuno si avvicina, hanno iniziativa anche se quelli agiscono prima. Ah, perché hanno l'attacco gratis. Lo spadone non è un'arma lunga. No. La spia sarebbe... La spia, sì. Sorpresa. Beh, adesso nessuno di voi ha preso di sorpresa perché stanno urlando tutti quanti. Quindi si va su rapidità. Chi è che ha rapidità più alta? 13. 15. Quick? 7. Quick. Quindi... Non sono l'ultimo! Sono io. Loro hanno rapidità 15. Io 15. Come te. Tu hai 15 perché sei un goblin anche tu. Quindi voi tirate. No, ah, no, lui ha la lancia. Lui ha la lancia. Quindi tu potresti essere primo. Un attacco gratis. Scappa. Cioè. Allora io l'arco. Allora, un attacco gratis. E poi io ho anche Survival Instinct. Che per quello che ho potuto leggere, forse dovrebbe darmi un'azione aggiuntiva o qualcosa del genere. Allora, istinto di sopravvivenza. Adesso perché ti fa comodo. Zi, 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 zi. È a pagina 109. Zi. Istinto di sopravvivenza ci dice: l'unico goblin baritono della storia. Novizio. Novizio. Novizio.
Come azione gratuita, grazie al suo esplosivo istinto di sopravvivenza, il personaggio può compiere un'azione di movimento aggiuntiva per scena. Quindi? Quindi ti puoi... Puoi attaccare... Esatto, com'è l'action economy qua? Se l'action economy hai un'azione di movimento e un'azione di attacco. Tu in questo momento hai un'azione di attacco extra per l'arma lunga e un'azione di movimento extra per istinto di sopravvivenza. Quindi c'è la 2-2? In questo preciso momento sì. Bene. Cominciamo dal capo. Ah, non vieni giù? Sei da solo contro 6, eh? No, tu stai salendo. No, io non sto salendo. Io contro di sì. Al limite mi butto dalla finestra. No, tanto c'è un'emanazione di movimento, attacca e scappa. Esatto. Allora, loro come punteggio... Lancia la lancia e scappa. Non può lanciare. Come non punteggio di difesa hanno più 9. Mio. Quindi? Non è bilanciata per il lancio. Ma va... Una lancia? Sì, non si può lanciare una lancia. Quindi, vabbè. Neanche in quindi tira. Non la sto lanciando. Tira, è un tiro di precisione. Accurate. Sì. Yes. Yes. È sempre accurate il tiro col tiro, a meno che non c'hai cose particolari. Ed è molto facile colpirli. Due. Esatto. Fatta. La lancia quanto danno fa? Un dado da 10. Però loro 10. Hanno l'armatura. L'armatura 3. Tenghi. Beh, ma anche il vecchio ha l'armatura? Tutti hanno la stessa armatura. Lui non ha armi, ma è armaturato. Un punto ferita. Gli pianti la lancia mentre vengono verso di te in gruppo tutti quanti, vecchietto compreso. Vecchietto, avrà 15 anni. Minchia, vecchissimo. Vecchissimo. E... ne ferisci uno e ti rendi conto che si stanno muovendo un po' poco agilmente rispetto a quanto si muoverebbe un goblin normalmente. No, ancora più che ubriaco, ti sembra proprio che siano andati giù pesante con qualcosa di qualche pianta, qualche droga, esatto, le famose la droga. Sta a loro. No, lui ha il movimento gratis. Tu hai il movimento gratis quando tocca a te. Però. Ah, perché è giusto. Rapidità 15 e attenzione, sì, sì. Tu hai? 15. Rapidità abbiamo 15 tutti e due. Sì. Attenzione, tu hai? Ah, attenzione. Vigilant. Ah, scusami, 10. 10, loro hanno 11. Quindi agiscono prima di te di uno. E io ero convinto di avere due azioni di fila, però va bene. No, tu hai un'azione gratis quando ti si avvicinano. Poi sta loro e poi sta il normale giro di iniziativa. Questa era la mia azione gratis. Questa era la tua azione gratis perché avevi la lancia. Okay. Loro vengono verso di te. Ovviamente non riescono ad attaccarti tutti. Ti attaccano in due. Entrambi quelli che ti attaccano hanno delle armi arrugginite. Una spada e un pugnale. Quindi sono due tiri di difesa. È brutto, non conta. Un altro 20? No, un 18. Due tiri di difesa lo trovi proprio qua. Ok, defense 5 fatto, 15 mancato. Ti colpiscono e tira l'armatura. L'armatura l'hai segnata qua. Sì, è un dado da 4. Perché hanno agito prima loro? Perché hanno uno di attenzione in più. 3. Ti fa 3 danni. Tu in tutto hai 11 punti ferita e 6 di soglia del dolore. Quando arrivi a 6 sei gravemente ferito e o cadi a terra. Scusa, questa mi ha parato di 3? Sì. La mia armatura. La tua armatura ti ha parato di 3. Quindi ho preso 3 danni e da 11 vado a 8. Esatto. Ok. Chi è di voi quello con la rapidità più alta? Lui. Posso gridare? Sì, ah no, beh, tra l'altro tocca a te perché subito dopo di loro ci sei. Ho detto pensare in 6! Adesso sta a te. Potresti scappare. Vieni giù! Ok. Tu sai che loro erano alla fine del ponte, prima che arrivano su. Prima arrivo io corro, ma no, prima che arrivo. Beh, allora, recupero semplicemente la lancia, poi tenendola un po' davanti a me, faccio i primi passi all'indietro, poi mi giro e mi fiondo giù dalle scale. Ti fiondi giù dalle scale e voi vedete che
Esce tenendosi. Posso fischiare anche mentre lo faccio? Sì. Ok. E lancio un fischio. E la scrofa inizia a venire verso di te. Voi vedete che si sta tenendo un po' il fiammo. Esce fuori? Sì, sì. Ah, io faccio così. Mentre esce fuori faccio così. Faccio per dargli il colpo con lo spadone. Mentre sta uscendo, poi mi fermo. E aspetto di nuovo di fianco alla porta che passi qualcuno. Sta voi. E corro. Tu corri, scudo e corri. Attraversi praticamente tutto il ponte. Tanto il pericolo è davanti e non dietro. Io naturalmente cammino. Alzo il libro di Prios. Che Prios vi maledica, creature immonde, che con questo martello vi distruggerò e porterò di nuovo la luce in questo luogo maledetto. Io guardo invece il mercante. Cammino però. Il mercante si sta tenendo indietro e si sta guardando in giro, okay, ma non c'è nessuno. E preparo l'azione per quando esce qualcuno dalla porta. Sta di nuovo a te, perché senti che i goblin stanno correndo giù e quindi tu volendo hai un'azione extra con la lancia prima che loro arrivino addosso a voi. Siccome questi mi sembrano drogati, stanno correndo giù, eccetera, eccetera. Se la lancia invece la mettessi a trabocchetto, spiedino di goblin, puoi provare a vedere cosa succede. Ci provo. Fai un tiro di precisione. Sì, preciso. Bravo. Nice. Bravo. È scaricato quel dato. Pianti la lancia davanti alla al porta, momento giusto sul muro dall'altra parte e no, sotto le scale, no? Sì, sì, in fondo alle scale. Praticamente davanti alla porta dove c'è il cadavere con la spada conficcata nella schiena. Uno dei goblin corre e proprio si impianta sulla lancia. È morendo. Lui la vuole fare lo sgambetto. Lui la vuole tendere trasversalmente, così loro non sono appoggiare al muro dall'altra parte per questo gesto mi sembrava abbastanza no, anch'io avevo capito spiedino goblin, no, io volevo farli capire già la piantata quella. Appunto il primo si inciampa senza problemi e rotola lungo esce dalla porta lungo le scale, no, si schianta contro il muro davanti. Il secondo pure si inciampa e inizia a rotolare, questo arriva davanti alla porta. Boom! E poi ributto la spada dietro per non farmi vedere, perché dalle tenebre arriva. Tu puoi usare vigore al posto di Io posso usare persuasione. Persuasione. Perché di fatti menziono così, perché la prima cosa che esce, non devi fallire, devi colpirla appena si presenta, ma non deve essere fenia. La riconosci dal fatto che si autoconvince, vede uscire la cosa, alza la spada e mentre la cala è rassicurato che non sia fenia. E la pianta addosso. Preso. Hai un più 9 perché sono drogati. Ah, vabbè, ho fatto zero. Tantissimo. Domanda. Hai preso bene. Io ho two-handed force. Che ne ho trovato, mi pare, combattimento a due mani. Vuol dire solo che fa più male la mia spada a due mani. Per ora sì. Poi se lo prendi a livelli più alti, invece... peggio fa altre cose, perché la spadona a due mani di base fa un D10, allora sì. Trasformi in man e io faccio un dado 12. Vai 2. Non mi aspettavo uscisse così con la lettura, gli tagli una mano di netto proprio anche perché hanno 10 punti veri in tutto, un taglio 2. Chirurgico. Ma non conta l'armatura? Contata l'armatura, okay. Gli tagli la mano perché non hanno quasi niente di armatura. Ah, okay. E mi farò poi per un altro colpo. Gli altri che arrivano dopo non ci cascano più nella lancia. Quindi posso fare un movimento o no? Quando tocca a te, prima tocca a loro. Questa era l'azione della lancia, esatto. Extra. Quindi nel turno o attacchi o ti muovi, non puoi fare tutte e due. Puoi fare tutte e due, ma questa è un'azione extra. Poi sta loro, poi sta a te. E hai due movimenti e un'azione. I primi in iniziativa sono loro. Siccome tu hai le azioni extra, agisci per primo. Poi c'è il ciclo normale dell'iniziativa. Quindi due sono rotolati giù. Uno si è schiantato contro il muro. L'altro gli ha tagliato la mano. Il terzo che arriva di sotto fa un salto e con la spada arrugginita si mette
a tagliare la corda per impedirvi di scappare dall'altra parte del ponte, e sentite la grata crollare. Poi vi dovrete preoccupare di come tirarla su. Gli ultimi due, il vecchietto sta ancora arrivando, attaccano i primi che trovano, cioè uno su Fenia. Io sono fuori, non mi vede nessuno. Beh, escono anche. Ah, se escono fuori, sì, okay. Escono fuori. Mi dici tu, sai, uno hai imparato lì davanti. Sì, sì, però comunque loro non vedono niente fuori dalla porta, quindi devono uscire. No, loro escono e attaccano la prima cosa che gli capita, che sei tu, oltre a Fenia. La scrofa quando arriva in zona me lo dici tu. La scrofa arriva quando tocca a te. Fate due, un tiro a testa di difesa. Fatto. Devo fare meno? Devi fare meno della tua difesa. È giusto. Sembra molto strano. Sei grosso, sei piazzato e con una spada a due mani. Critico! Evitate tutti, cioè, e due. Sei. È pochissimo. È facile colpirti lui, perché sei grosso, sei e lento. Lui è piccolo e difficile da colpire. Cioè, sei grosso, hai 15 di resistenza. Sti cazzi. C'ho 11. E guarda che quei 4 di differenza fanno, Comunque entrambi evitate praticamente i colpi che vi vengono lanciati contro. No, io la paro alla, come si chiama quello di Game of Thrones? Mastino, no, quell'amico di Tyrion, il ladro, Bron. Ah, ok, no, Bron. La paro come lui, cioè, il colpo mi arriva con, cosa c'ha, un pugnale? Sì, delle armi io, molto io, no, visto che sono con lo spadone, io mi sposto di un lato e lo prendo con l'armatura, sapendo che lì tanto deflette sicuramente. Sono più come la montagna. No, no, come Bron, anche quando combatte contro il fighetto sul coso, alcuni colpi lui se li prende, li blocca sotto... sotto l'armatura con la cotta di maglia, e poi lo prende a pugni. Fenia. Bene. Allora, innanzitutto c'è anche la scrofa. Innanzitutto la scrofa su quello che è caduto. Che cazzo è successo? La scrofa. Era da mangiare. Era una scrofa mannara. Era un po' che sognava di mangiarmi. Se mangiano tutto. È un tiro di accuratezza. Sono maiali, se mangiano tutto. No, come ci insegna The Snatch, esatto, c'ha le zanne, è un cinghiale, fa critico grande, hai visto la scrofa, fai il danno del task più un dado da 4 perché lui era a terra, quindi hai il vantaggio e quindi fai un dado da 4 in più. Ma lì 4 potevi farlo solo col dado da 4, dai. Comunque gli pianta i denti nella carne. E gli stacca la testa. E gli stacca, no, la testa no. Però gli stacca un bel pezzo di fianco. Così c'è morto Robert Baratheon. Estate. Eh sì. Adesso posso attaccare e poi uscire? Fare doppio movimento. Addirittura il doppio movimento? Sì. Ok. Allora. Mentre esco. Cerco di finire quello. Io mi immagino la scrofa sotto che solleva per aria sto goblin infilzato. Lo passo, cerco di infilzarmelo. Colpirlo è molto facile. Ha più 9. Togli 9 potrei, al dado. Potrei. 9 fatto, colpito. Accuratezza 10. Esatto. Ok. Sono ho anche bonus al danno? Sì, perché è sempre col vantaggio in questo caso. Ma cambiare di 10? Tira. Posso ritirare? Non ho visto niente. però, dai. Io te l'ho detto, cambio di 10. Vabbè, ragazzi, non ti ho ormai ascoltato. Vabbè, comunque ormai questo goblin è morto lo stesso. Va bene, grazie. Okay. Gli pianti la lancia. Il doppio movimento lo puoi fare solo una volta per scena, Per quindi... scena? Questa è una scena? La scena è tutto. Ah, ok. Quindi non è il round, è una scena. Quindi vedi tu quando lo vuoi usare. Ti puoi no, comunque adesso faccio muovere... solo un movimento normale e esco fuori e rifischio. Mi. No, sta a me. Ah no, tu giusto 13. Ah. Io urlo a lui, stai col mercante e continuo a correre per vedere se arrivo, che posso attaccare qualcuno.
Non so se ci arriva a attaccare qualcuno. Beh, sì, ormai stanno uscendo dalla torre, quindi se vuoi attaccare qualcuno, puoi. Quindi noi siamo tagliati fuori dalla grata, o la grata è esterna? La grata è esterna. Okay. È esterna, non potete finire di attraversare il ponte. Quindi c'è grata esterna, ponte, altra grata esterna. Quindi se uno rimane... Beh, una delle grate è quella da cui siete arrivati, okay, aperta, quindi... E andrei dell'attacco spada e scudo, perché c'è anche lo shield bash. Ok. Accurate? Sì. Sì, buono. Preso. Devo fare il doppio attacco per il bash, non so come funziona. Intanto tira... Perché ho shield fighter, ma non so come funziona. Shield fighter adept. Adept, sì. Allora... Forse come azione attiva puoi fare. Non lo so. Io ho la mia azione attiva è inutile contro i goblin. Contro i goblin? La mia azione attiva è, usando tutta l'azione, quindi non attaccando, è... Lui è il più debole, distruggetelo, e tutti voi ci avete dato da 4 in più ai danni. E sti cavoli. Contro i goblin è inutile. Assolutamente. Sei. Inutile picchiarlo. Mm-mm. Allora, 167 scudo, lo scudo fornisce un'indifesa. No, non è questo il punto. Vabbè, intanto fai i danni del... E 4 di spada lunga, poi devo sapere se bash entra o no. Sarà colpo? E perché dice colpo di scudo un D4 più possibilità di buttare a terra. Colpo alle spalle, non è quello. Shield fighter, sa, combattente fighter con lo scudo. Combattimento, comando, corruzione. Strega, comando. Oh, se no interpretiamo, ecco. Esatto. Cioè, se entra il primo attacco, rifaccio. Beh, se vuoi, intanto lo guardo tiro. Io, intanto se vuoi fargli fare il tiro del danno, se vede se muore. Beh, deve essere qua tanto, quindi... Tanto è un goblin, cioè. Non è al massimo rifaccio la faccia a un goblin nel prossimo round. Esatto. A lui. No, povero. Con le spalle. No, morirete tutti brutti goblin, no, scusa. Non tu. Maestria con lo scudo. Eccolo. Il danno adepto inflitto dall'arma impugnata... Adepto? Sì. Allora, come passiva hai comunque... che il danno inflitto dall'arma impugnata insieme allo scudo è aumentato di un livello, quindi fino a un dado da 10. Ah, ok, quindi devo tirare un dado da 8. L'arma impugnata. Ma la penso spada. Che sia già il dagger. Ah, la spada, sì. Sì. Esatto. Però mi sa che è un dado da 6 ed è già un di 8. Sì. No. Ah, tu la spada sarebbe un dado da 6. Sì, no? Mi torna strano che il pugnale abbia un dado da 6, un dado da 4. Okay. Un dado da 6 il pugnale. In più, come reazione, puoi fare un test di vigore. Sì. Gli fai un dado da 4 in più di danno. E in più se fai anche il test di vigore lo butti a terra. Test di vigore mio. Sì. Allora, spada lunga. Mi sono ammazzato prima. Ecco. Morto. 10 danni. Spada e bam! E olli! Giù dal ponte. Esatto. No, è la testa giù dal ponte. A chi sta? A me. Vada. Io, il tizio quello che ti ha dato la mano è ancora vivo? Molto ferito lui. No, è molto ferito. Lui ha ucciso un altro. Ok, allora io lo scavalco, entro dentro, prendo uno sano. Quelle voci che stavamo parlando prima erano in comune? Sì, praticamente. Okay. In comune con un forte accento, ma sì. Nel nome della casa di Dart ti taglierò la testa! E faccio una finta, mirando la sua testa, ma in realtà faccio una piroetta e poi faccio un affondo verso il petto e quindi uso persuasione. Tre. Preso. Crederci è tutto. 7. È un bel colpo. E gli pianti la spada nel costato. Vedi che ha gli occhi completamente iniettati di sangue. Non è corrotto. È proprio uno che in questo momento è in botta e non sta sentendo tutto il dolore che dovrebbe sentire. E continua a venire verso di te. Per la casa di Dark, cadi! La tua faccia sarà mia! Te la masticherò e poi la cagherò domani! Però... Che linguaggio furbito. Avete capito perché mi sono andato? Adesso per essere così aggressivi in 7 anni di vita. Porca miseria. Allora, io non calcolo assolutamente la richiesta di andare col mercante perché sono completamente infervorato e quindi continuo a muovere verso la torre. Arrivo a qualche goblin a portata. Arrivi a portata, sì, perché erano all'ingresso della torre, quindi...
Ok, mi dirigo sul primo e cerco di tirargli una martellata in testa. Vada. Una cosa che faccio prima di tirare la martellata in testa. Voi avete sempre notato che il mio libro è alle due estremità, ha due grossi anelli di ferro. Perché io lo apro, ci infilo il braccio dentro e diventa il mio scudo. Precisione. 3. Preso. Presissimi. Ok. Presissimi. Quindi... un di 8. 8. Sbam! Mazzata in faccia a uno dei, di questi eretici, esatto, mentecatti. Gli spappoli la testa contro il muro. E il vecchietto e gli altri due che sono rimasti praticamente. Vecchietto sanguinante. Il vecchietto sanguinante e gli altri due più o meno sani che sono rimasti. Vedi che si lanciano proprio di violenza verso di voi e tu hai ancora l'attacco extra perché hai ancora la lancia in mano e il vecchietto si sta avvicinando in questo momento a te. Io al vecchietto posso provare a stordirlo? Sì, puoi fare una prova di precisione. È l'unico non armato, no? Hai detto? Sì. Giusto? Esatto. Mm-hmm. Ok, puoi non fargli altri... danni e se lo colpisci l'hai steso perché comunque è già parecchio ferito. A girare il bastone, la lancia dal diciamo dal bastone e usare il bastone della lancia sulla sua testa. Eppa. Gli dai una mazzata di bastone in testa, oh, vedi, no, che lui rotola gli ultimi due gradini cadendo addosso al cadavere che c'è in fondo alle scale. Ed è svenuto in questo momento. Bene. C'è anche la tua scrofa. Perché, no, beh, adesso tocca agli altri due goblin che si lanciano contro le prime due cose che trovano adesso. Tu sei un po' più lontano perché con la lancia è attaccato da lontano. E poi io sono fuori. Ah, siamo tutti fuori adesso. Siete tutti o sull'uscio o fuori. Mm. E si lanciano sui primi due che trovano, che saranno il barbaro e l'ex guardia della regina. Senso. Quindi fai un tiro di difesa. Tiro di difesa. Rubo il manuale. No. No? 18. Direi proprio di no. No. Quanto hai di armatura? Crow armor un D6. Tira un D6? Sì. Loro fanno 6 danni. Siga. Siga. Uno di loro ti prende bene bene. E arrivo anche alla soglia del dolore. Ti fa 5 danni. E da 11 vado a 6, la mia soglia del dolore è 6. Ti pianta. Quindi sei sopra ancora o no? No, è a esattamente a metà. Quindi ti pianta la spada nel costato e ti praticamente sbatte contro il muretto cercando di buttarti giù dal ponte. Ah! Quando tocca a te dovrai fare prima di tutto un tiro di vigore. Ok. Se lo fallisci ti butta di sotto. Se ce la fai lo butti tu di sotto. Che ad alta mortalità sto gioco, eh. Sì, anche perché i punti ferita rimangono quelli. Anche avanzando di livello. Aumentano pochissimo. Invece la nostra ex guardia della regina, Roberto, deve farmi un tiro di difesa. Secondissimo. Un secondissimo. Esatto. È il suo potere speciale. Ah, questo qui. Ah, la soglia di resistenza. Se subisci più danni della tua soglia di resistenza, ti butta a terra, ti fa malissimo. No. Quanto hai di armatura? 8. Tira un dado da 8. Sti cazzi. Fai uno anche tu. E così. 2. Vabbè, siamo lì. Ti fa 4 danni. Vai ai miei punti ferita. Io ho un'armatura molto migliore della loro perché ho un dado da 4. Posso subire al massimo 4 danni? No. Puoi ammortizzare al massimo 4 danni. Ah, tu sai quali sono i danni. Sì. Io so quali sono i danni. L'armatura toglie mi sembrava strano, quei danni da quelli che ti fanno. Un dado da 8. Anche tu vieni colpito al fianco, però tu sei un po' più abituato a prendere certi colpi, quindi non ti fai sbattere contro al muretto e non rischi di cadere di sotto. E sta al nostro Feniam. Uno dei tuoi compagni sta per essere buttato giù dal ponte da uno dei goblin. Ah, brutto bastardo! Anche perché gli hanno piantato una spada da sotto, quindi... Il solo gesto di piantargli ancora un po' più a fondo la spalla rischia di fargli fare un
Allora uso un'arte marziale che ho inventato, che era la tecnica della scrofa, e approfittando del doppio attacco scrofa più pugnale cerco di sgozzarlo mentre il mio maiale femmina bianco semilanuto lo distrae. Lo prendi. Quindi? Danni. Un dado a 6 più, in realtà c'hai anche il vantaggio, perché l'altro era impegnato a cercare di buttare lui di sotto, quindi è un dado a 4 anche in più. Vabbè, 3. È comunque sufficiente perché era comunque già ferito. Se no c'è anche la scrofa che può attaccare. Vabbè. La scrofa può attaccare l'altro. Ok. Tu ne butti uno di sotto dal ponte, praticamente, lo senti che fa... E viene portato via dalla corrente. Scrofa colpisce 9 su 11 più il bonus di 9, figurati. Scusa, la cosa quella unica. Della soglia di resistenza. Sì, cerca in fondo, c'è soglia. La soglia di resistenza dice solo che quando subisci danni pari o superiore alla tua soglia di resistenza o finisci a terra o c'hanno un attacco gratuito. Esatto. Non c'è che se sei sotto quella soglia sei ferito. No, è che gli ha fatto 5 danni, che è la sua soglia di dolore. No, la sua è 6. Quindi non te l'ha fatta. Non è pari o inferiore. Non c'entra niente con quante. Ti devono fare danno pari o superiore alla tua soglia di resistenza. Se tu subisci 6 o più danni in un colpo, succedono cose terribili. Ok. Hai 6 o 5? 6 già. Ero convinto 5. Vabbè. No, ero arrivato a 6. È comunque stato buttato di sotto. Sì, ecco. Da lui. Scrofa, danni. Scrofa, un dado a 6 o un dado a 6 più un dado a 4? Un dado a 6 più un dado a 4. Sembra giusto. No, Madonna. Fa più male di uno spadone a due mani, cazzo. Che maiala. Butti di sotto anche l'ultimo goblin che rimaneva. E anche lui fa. Lo spinge. Lo aggancia per la pancia e lo spinge di sotto. No, no, ottimo colpo! Gli dà una testata come una racchetta da tennis. Ai vostri piedi rimane il vecchietto svenuto. Il vecchio goblin svenuto. E io sanguinante. Tu sanguinante, la grata scesa. Ah, goblin non ce ne sono più? No, in piedi. Vedete, tutti uccisi o buttati di sotto dal ponte. Io, mentre loro si avvicinano, mi trovano col naso proprio infilato dentro la bocca di uno dei goblin morti, che è così, con la bocca aperta. Che cerco di capire. Io invece sto controllando col dito quanto è svenuto il tizio. È piccolo, no? Immagino che io mi senta tanto più forte di lui. Beh, sì. Quindi gli prendo le braccia, gliele piego dietro la schiena e gliele tengo. Ok, è comunque svenuto. Ah, quello svenuto, quindi... sì. Fenia, fammi una prova di astuzia. Fettore. Fallito, dai. No, adesso fallitissimo. Cannon 5. Astuzia, hai fallito. Hanno 5. Hanno. Posso fare vigilance? No, hanno un alito veramente puzzolente, ma non sapresti dire che cosa si siano ingurgitati. Fa schifo. Se qualcuno è più sano. Esperto di erbe di me, questa roba non è goblinesca. No, però possiamo chiederlo a quel fantoccio lì. Ho una serie di elementi per farlo parlare. Io lo leggo e mi medico la ferita. Ok, io tiro fuori un pugnale per farlo rinvenire e gli trafiggo un piede. Sporchi umani, lasciatemi andare! Tu sei un traditore! Giro il pugnale. Hai ancora voglia di insultare? Morirete tutti, la mia padrona banchetterà con i vostri Giro ancora. Hai ancora voglia di insultare? Di dire sciamezze? Padrona, certo. Chi è la tua padrona? La mia padrona è l'unica... che riuscirà a trovare la fonte. Voi tutti morirete come dei poveri stolti. Bene, ha un nome la tua padrona? La Falce Nera. E voi morirete alla mano della Falce Nera. E se volessimo entrare a far parte di questa signora? Voi non sareste degni nemmeno di leccare i piedi a Falce Nera. Ma abbiamo sconfitto voi. Boom, ma al rovescio. Fantastico. Della carne secca goblin.
Ma abbiamo sconfitto voi, siamo più che degni. Non importa, noi siamo tantissimi. Voi siete solo dei poveri umani e un traditore. La vostra vita non ha nessun valore per la mia padrona. Tutte le vite hanno un valore, anche la tua. No, la mia vita è già stata data alla mia padrona. Io non sono più vivo. Io vivo solo per la mia padrona. Voi morirete tutti. E ti sputa addosso. Mi presti il tuo maiale? No. Neanche se lo nutro? Fame ha fame. Bene, me lo presti? Per far che? Per fargli mangiare un piede. Io non voglio guardare. Fate quello che volete con questa creatura. Tanto sappiamo già da chi andare e diremo alla sua padrona che ha fallito miseramente. Anche a portare tutto, grandi guerrieri come noi dal suo lato. E esco fuori cercando di farlo in modo molto teatrale. Mangiare mangia di tutto, quindi va bene. Allora io prendo la gamba e allungo il piedino alla scrofa. Io faccio un segno mercante. La scrofa inizia a mangiare e sentite il vecchietto urlare: "Ah, no, lasciami, lasciami, stupida scrofa!" E tira un calcio facendosi male perché tu gli stai tenendo le braccia. Io, siccome la gente alta si sta occupando delle cose serie, faccio un giro. No, e anch'io perché cerco dei medicamenti dentro. Che cos'è questo odore che esce dalla tua bocca? Sono le gocce di paradiso. Voi non le avrete mai. Solo la mia padrona ha le gocce del paradiso. Voi morirete tra sofferenze immonde. La scrofa sta continuando a masticargli. Tutto a posto. Bene, da dentro si sente. C'è qualcuno che ha. Non è il nostro goblin. Scusate, c'è qualcuno che ha domande da fare? O posso benedirlo definitivamente? È il tuo campo. Faccia faccia. Ci fidiamo di tutto quello che pensi sia giusto fare. Okay. Ha detto che è già morto, quindi ora la sua vita o quello che ne resta rientra nella parte religiosa, giusto? Funziona esatto. Così. Esatto. Giunge dal mercante e poi inizio a cercare di capire come sollevare la... Allora, il mercante inizia ad avvicinarsi. Il nostro Kvarek sta cercando all'interno della torre qualcosa con cui rappezzarsi e mi fa un tiro di attenzione. Aiuto, che era... Vigilante. Buono. Sì, grande. Passato di 8. Allora, nella torre trovi un po' di cose, perché comunque era effettivamente una torre di guardia delle guardie della regina, dei ranger della regina. Due cadaveri abbiamo trovato, giusto? Alla fine ci sono due cadaveri. Al pian terreno c'è il cadavere di un ranger, che dalle mostrine che ha addosso, dalle cose che, da come è vestito, sembra un capitano dei ranger. Minchia. Che è stato colpito alle spalle da un'arma molto più grossa da quella che poi è rimasta piantata tra le sue scapole. Mm-hmm. Non è morto per quella spadata. Quella è stata il colpo di grazia? Non neanche di grazia, di qualcuno che infieriva sul cadavere. A sfregio. Ah, post mortem. Ok. Cercando su questo cadavere trovi un biglietto. Su cui c'è scritto: falce nera è una sciocca, requisisci il carro e attendi il mio arrivo. Penseremo poi a sbarazzarci di lei e della strega. Tra tre giorni troviamoci al cuore di Jadak. Firmato K. Hai firmato tu e non te lo ricordi. Non sa neanche scrivere. Non è scintiano, non ci sono i paradossi. Quindi non so leggerlo. Sai leggere ma non sai scrivere. In più trovi... Che strana X è questa firma. Trovi comunque qualche erba con cui impaccarti un pochino. Che orribile disegno. Qualcos'altro. Sì. E al piano superiore, mentre continui a cercare, trovi un altro cadavere. Sempre uccisi dalla stessa arma di quello che ha ucciso il cadavere al piano di sotto. E un po' ridondante, se permetti, che ha ucciso il cadavere. Ha ucciso la persona. E sul tavolo sotto cui aveva cercato di nascondersi Fenia trovi un altro un diario, non un biglietto, ma trovi un diario di uno dei ranger, o non sai quale dei due,
Che dice, i goblin sono stranamente vabbè, molto... Vabbè, comparo magari un attimo le scritture, vedo se sono la stessa. No, non sono la stessa scrittura. Ok. I goblin sono stranamente molto attivi in quest'ultimo periodo. Siamo in pochi e decisamente inferiori per numero. In caso di attacco non resisteremmo. Soprattutto se, come dicono, Falcenera è riuscita ad averli dalla propria parte. Perché il capitano non chiede rinforzi? Se lo chiedeva a se stesso. Se lo chiedeva a se stesso. E non direi che se lo un mini diario. Un sussidiario. C'è anche scritto nella pagina mia Jezebel, la nuova guardia, molto attraente. Però non mi considera. Sarà perché suo marito è a Forte Cardo. Caro diario. Esatto. Ti scrivo. Per fortuna che tra due giorni sarò di guardia con lei. Speriamo che i goblin non si facciano vivi. Io mi porto il goblin dentro la torre. No, io voglio sì, certo che ancora vivo, lo strappo dalle fauci della maialina. Provo a vedere come posso usarlo per bloccare il meccanismo e tenere sulla grata. Prima di tutto dovete tirare sulla grata. È quello che stavo facendo io, cercando esatto. di tirare sulla grata. Allora, tu guardando come tirare sulla grata, ti rendi conto che l'unica cosa effettivamente fattibile è tirare sulla corda e aiutarti quindi un po' con l'argano, quello che ne è rimasto. Perché altrimenti è allora chiedo una mano a Kvarek. Fare il possibile. No, iniziare e se riesce a recuperare quella corda. E poi do una mano io a tirare. Devo prendo un foglio di carta. Ci scrivo: attenzione, goblin sul ponte. Un gruppo è stato sconfitto, ma siamo già passati. E lo attacco da questo lato del ponte. Io suggerisco di usare i cavalli sulla grata. Come ti dicevo, visto che stanno facendo le cose da gente adulta, io intanto cercavo in giro, più che altro se, a naso. Sì, se ritrovavo qualcosa con l'odore che usciva dalla bocca del goblin, perché gocce di paradiso mi hanno incuriosito. Che in realtà a Forte Cardo si chiamano popper. Esatto. Perché? Allora, in realtà sì, guardandoti in giro, in particolare al piano di sopra, trovi dei sacchetti che hanno un odore molto simile, che sono stati buttati per terra, sono stati svuotati da quello che c'era dentro, hanno lo stesso identico odore del respiro dei goblin che hai sentito di sotto. E non c'era nessuno pieno. No, però guardando dentro riesci un attimo a capire che cosa c'è dentro. Non sono delle erbe tritate, non è qualcosa di naturale. La polvere è molto fine, ha un colore bluastro che non sapresti attribuire a nessuna delle piante che conosci, quindi probabilmente è stato un alchimista a fare questa cosa. E non ne avanza niente. Probabilmente raccimolando tutti i sacchetti che ci sono e raccogliendo un po' da uno, un po' dall'altro, qualcosa riesce a ottenere. Mentre loro sistemano la grata, io non ho nient'altro di meglio da fare. Segnati che hai una dose di gocce del paradiso. Vale soldi? Beh, al mercato nero tutto vale i soldi, quindi... Quando ho una dose di gocce di paradiso vado dal mercante, no, me la tengo lì per adesso. Me la tengo... Il mercante che è lì di fianco mi dice, siamo sicuri di poter attraversare in sicurezza il ponte adesso? Il ponte è sicuro. Io... Bisogna riuscire lei a... si è accorto che è già dall'altra parte del ponte. Dovremmo usare... Beh, c'è una grata però. Dovremmo usare i cavalli allora per poter sollevare la grata. Non il ponte. La grata e i cavalli, sì, se è necessario per attraversare il ponte sicuramente sì. Useremo i cavalli, certo. La rendevo partecipe della decisione in quanto che... Io mi avvicino a Ansel, sì. E gli do il diario col bigliettino dentro, questo l'ho trovato sui due cadaveri dentro, insieme a queste erbe, mi può aiutare a medicarmi? Certo. Che c'è scritto? No, io per ora l'ho dato solo a lui in maniera non l'ho visto. Un po' di sottomano. Forse anche perché io lo leggo bene e so che lui è più avvezzo agli studi. Non mi sei venuto in mente come primo riferimento. No, ci manca. Io cerco invece come funziona il medicarsi le ferite senza magia? Infatti.
che quello lo voglio fare io. Ma lo dico subito. Limitarsi le ferite. Allora, in realtà con un sacerdote di Prios potreste anche... Infatti io sono andato dal sacerdote e poi... Utilizzare le sue doti. Non se voglio no... far pesare a lui al momento. Beh, ma in questo caso... A me mi pesa la milza perché è uscito un attimo dalla sua sedia. So, vai su teurgia novizio, che così... Allora, guarire le ferite. La guarigione naturale avviene al ritmo di un punto di resistenza recuperato al giorno. Se usate erboristeria, curate un punto di resistenza immediatamente. Io non ho. L'abilità guaritore guarisce un dado da 4 punti resistenza. E i poteri mistici, come imporre le mani o l'abilità di recupero, possono permettere di ripristinare di più. Okay. Quindi tu hai... Teurgia. Quindi al momento teurgia. Io me la faccio solo. Non so se puoi curare. Boh, non so, vediamo. Beh, magari c'è un rituale per curare. Allora, i titoli della teurgia, mistici indipendenti. Tu hai dei poteri mistici? O hai solo teurgia? No, solo teurgia e il libro. C'è un po' di musica c'è qua sotto. Tra le strilla del goblin. Allora, possiamo presumere che tu abbia imporre le mani. Con il semplice tocco, superando un test di tenacia, il mistico guarisce un dado da 6 punti resistenza. Ok. E costa corruzione. Quindi tiro tenacia? No, in questo caso no. Sbagliato completamente. Fumble. In questo caso allora ti prendi un punto di corruzione. Yeah. Temporanea, non permanente. Posso far proprio. Grazie. Con le erbe. Avevo vicino quel cazzo di goblin, ero deconcentrato. Puoi fare due cose con le erbe: o aspetti di riposare la notte, quindi recuperi due punti invece di uno solo senza dover tirare, o provi a fare una prova di astuzia per cercare di spalmarti le erbe addosso in maniera utile. No, aspetto la notte. Conviene, vista la ferita. Sì. Anche al campo usavamo di notte perché non ti muovi, a meno che tu non abbia il sonno agitato. Non dovrebbero esserci problemi. Per ora la faccio, poi magari mi faccio preparare una mistura, cambio le bende e l'applico per la notte. Potrebbe esserci un posto adatto a recuperare le forze qui vicino. Una piccola taverna, locanda. Questo è il mercante. Di via. Prima del villaggio? Prima del villaggio, dove poter almeno riposare questa notte tra mura sicure. Ottima idea. Proseguiamo allora. Dovremmo arrivare al cuore di Jakad allora. Questo come lo incastro dentro il meccanismo? Penso che potrebbe servire se lo metti incassi sotto quella leva in modo che una volta alzata non ricada. Ok, va bene. Però prima prendiamo la corda, ditemi... attacchiamo ai cavalli, proviamo a ritirare sulla grata, poi teniamo la corda, la rileghiamo al meccanismo e lui ci mette il goblin per bloccarlo. Esatto, metto il goblin fra gli ingranaggi. Tu rimani qua, eh? E io per sicurezza non sono un grande architetto, però sono un soldato, quindi penso che un minimo sappia fare queste cose. Voglio provare a prendere una corda che ci sarà tra le due torri, una corda extra. Beh, quella che è dall'altra parte è stata degli altri. E fare un... E come mai dall'altra parte non è caduta la grata? Perché si è inceppato il meccanismo, semplicemente. Provo da questo lato a collegare un'altra corda alla grata di backup e di rinforzo, in modo che se uno va lì con un coltello ne deve tagliare due, oppure deve mettersi un attimino a... Ok. Recuperi la corda dall'altra parte e finite di legare mentre la seconda corda di hai delle erbe che ti avanzano? Questa sera? Sì, penso che non fosse una buona dose. Tira un dado da 4. Ci vorrebbe dell'ortica. Un dado da 4. Dell'ortica? Se lo dici tu. Comoda sulle ferite, proprio due. Ideale. Due. Stica perfetta per le ferite. Prego, fai pure. Questo è come il castello della nave. Una volta un mio compagno mercenario andò a farla a mezzo l'ortica. Ma perché è diverso, la ferita, metti ortica, ti fa male. Ha usato le tre conchigliette di ortica, non è andata bene. Ah. Il mercante... sterco, dicono che sia buono per le ferite. Il mercante vi guida verso la locanda di cui vi ha parlato, che è effettivamente non molto distante da dove siete adesso. Volevo soltanto dirti che mi porto il cadavere di uno dei goblin sul carro. Ok.
Arrivate verso sera con il carro, un cadavere di goblin e le vostre ferite, fino a il cuore di Jakad, che è una locanda abbastanza grossa e abbastanza fortificata da quello che vedete. Mm-hmm. Perché ci sono delle mura di legno, con una palizzata proprio di legno bello spesso e robusto, alto 3 metri, quindi un bel muro, che racchiude la locanda, le stalle, l'orto e quello che sembra essere un piccolo laghetto. Fatemi un tiro di astuzia, meno 2. Cunning? Sì. Dato. Assolutamente noissimo. Noissimo. Ho fatto meno 12. Meno 9. Niente, Ansel, tu sei l'unico che ha già sentito parlare di questo posto. In realtà, beh, anche lui non l'ha letto nel diario. No, quello che sto per dire. Questo posto ha una lunga storia, in realtà. Non so leggere. Perché un centinaio di anni fa, quasi, meno, però sai come raccontano le leggende, 100 e 100 anni fa, questo posto era stato fondato da un pellegrino che si dice avesse trovato questa sorgente in grado di curare le ferite. Quando poi è stato tradito dai suoi compagni proprio a causa di questo e è stato trafitto al cuore da una freccia, la fonte che si trovava qua ha smesso di avere poteri curativi. Okay. Però questa locanda nel frattempo era nata, aveva tenuto decine e decine di pellegrini che durante gli anni sono venuti a curarsi, a sperare in una benedizione degli dèi, e adesso è semplicemente una locanda chiamata il cuore di Jakad proprio in onore di questo pellegrino che si chiamava Jakad. È la Lourdes di questa meditazione. È la Lourdes di questa zona del Davokar, perlomeno. Beh, cosa aspettiamo? Entriamo, riposiamo e proseguiamo per la nostra missione. Diciamo, bussiamo, forse ci fanno entrare, entriamo. Certo che ci faranno entrare, perché non dovrebbero farlo. Non lo so. Anche il ponte. Questa missione è benedetta da Prius. Come no? Era la strada più veloce, ci siamo trovati un'orda di goblin in faccia. Vedi che dall'alto della staccionata compare un uomo sulla quarantina, che vi guarda e vi fa... Chi Buona siete? Giornata a voi, cerchiamo rifugio. Cosa ci fa un goblin con voi? Un esploratore. Ci guida in queste terre che ci hanno detto essere piene delle creature della sua razza. Due goblin. Uno è morto. L'ho ucciso io. Avete una licenza per questa creatura? Certamente. Lui la guarda dall'alto. Ah. Apri la porta. Questi sono buoni. Molto gentile. In che senso buoni? Sappiate che se state mentre apre la porta e faccio per entrare. Sappiate che se state avete gente al ponte. Il ponte ora è libero, ma era stato conquistato da goblin. Il ragazzo che vi apre la porta, in realtà sono un ragazzo e una ragazza, uno da un lato e una dall'altra, perché è una doppia porta di legno bella spessa. Ben trovato, ben trovata. Avete detto che dei goblin avevano preso il ponte? Sì. Forse è per questo allora che non è più arrivato nessuno da sud da qualche giorno. Beh, vi dobbiamo ringraziare. Lasciate almeno che vi offriamo la cena. È nostro dovere, ma no. Non ci rifiuteremo. Bravo. In quel momento vedete un grosso, grosso orco che si sta avvicinando nella vostra direzione. Ben trovato. Si per me? Voi nuovi qua? Sì. Me, Bietolo. Bietolo? Mastro Bietolo, molto piacere. Orlan. Oh, ti spezza quasi. Della casata di Dar. Ti stringe la mano proprio. Prova a stringere più forte io. Me, cura piante. Ho un lavoro nobile per una creatura nobile. Cugino! E ti sbatte una manaccia sulla spalla che quasi ti ribalta per terra. Sì, sono tu ucciso quello? Sì, ho ucciso io. E altri 5? Grande guerrieri, allora. 5, ho 4 dita. E per uno l'hai portato perché non potevi contarlo. Ne ho uccisi 4 così. 4 è quello. 4 è così. Non posso immaginare quanto ne sono di 10. La son cazzi, se li deve portare tutti dietro. La matematica goblin è in base a 8. Esatto. Se non ti hanno tranciato dita, se no.
In base non vorremmo sembrare frettolosi, ma purtroppo io e il mio compagno siamo lievemente feriti. Abbiamo bisogno di riposare e di sciacquare le ferite, se è possibile. Sì, lì, acqua, buona acqua. Dimmi, cugino. Non è che c'è un posto tranquillo? Un posto tranquillo? Shush. Vieni. E va abbastanza lentamente, no, ciondolando. Aspetta, devo portare anche... Ah, porta, porta. Credo che mentre se ne sta andando vicino, cioè, specificagli che non è la scena. Non si sa mai. Ma indicando magari, la scrofa. Magari dopo. No, la scrofa. Ah, la scrofa. La scrofa. Scrofa là. E ti indica le stalle. No, la scrofa è mia amica. Scrofa là. Scrofa buona quando cotta. Oh, pare un dialogo fermo. Mi ricorderò di questo tuo consiglio. Non ti preoccupare. Al momento giusto saprò restituirti. Io vado verso la morte. Non si sa mai con un uomo. Vabbè, mi allontano. La strofa mi aiuta a portare il corpo. Poi la porto in... dopo, di là. Spuntina si porta. Tu porta. Sì. Lui va verso l'orto. La nobile scrofa è una giumenta di molto abile nel combattimento. Due ne ha uccisi. Ah, le zanne sporche di sale erano 10. No. Io scherzo. Noi non mangiare scrofe qua, noi tutte piante. Ecco, bene. Ah, l'orco vegano. E dove mi porta? Ti porta verso l'orco. Ok, esatto. Orco vegano. Io vado a vedere se l'acqua del laghetto è pulita da poterci lavare le ferite. Allora, state andando tutti e due verso il laghetto pozzo che c'è lì di fianco. A me basta stare tranquillo, non è che cago tanto gli altri. Tranne lui, non voglio attorno. Ok, tanto lui non sta venendo nella stessa direzione. No, perché tanto ho già capito che succederanno delle cose per cui dovrei ucciderlo. Ma perché, scusa, fa bene al pianeta? Non so. La Prius. Ma lui è Ansel, quindi esatto. Dimmi Ansel, cosa volevi sapere? Io voglio esaminare un po' la fonte, perché visto che la conoscevo, sapevo la storia del pellegrino, vorrei cercare di capire che cosa si è interrotto nel flusso. Io invece sto solo fonte. Guardando se è pulita da poterci lavare le ferite. Allora, vedi che la sorgente, il laghetto che c'è, è stato lastricato sotto con dei pezzi di tipo pietra, piscina, tipo piscina, in modo da favorire l'ingresso da una parte e l'uscita dall'altra. Ok. Quindi per fare delle abluzioni rituali da una parte all'altra. L'acqua arriva, se non ti immergi di più, fino a metà coscia. Ok. E vedi che comunque arriva e continua a fluire dal pozzo lì di fianco. No, non è stagnante, continua a fluire. Ok. Il pozzo di fianco ti sembra un po' più di un normale pozzo, perché un pozzo ti aspetteresti anche bello grande, però un tunnel di pietra, certo, magari coperto, però non dentro a una casupola di legno. E invece è praticamente chiuso dentro a quello che sembra una specie di santuario. Ok. Pulita l'acqua? L'acqua sì, è molto pulita, è potabile. E infatti vedi che viene usata per innaffiare, irrigare le piante dell'orto. Io faccio un cenno a Kvare che io inizio a prendere la bende, le pucce dell'acqua, pulisco la ferita. Ecco, e questa cosa per me è riprovevole, cioè il fatto che una cosa così sacra, così importante venga utilizzata per innaffiare le piante, per innaffiare le melanzane. Mentre state guardando la... E lui ci si torce dentro con le mani insanguinate. Vabbè, era una fonte... Per quello che ho chiesto se scorreva. Quando è il momento ti dico che faccio. Si avvicina una donna, anche lei sulla quarantina come l'uomo che avete visto sopra alla staccionata. Sembra una donna ben temprata dagli anni e dagli elementi. E vi si avvicina... E vi dice: beh, benvenuti al cuore di Jakad. Questa è la mia locanda, io mi chiamo Koldra. Gradite una cena, una stanza dove dormire? Il mastro.
Mistress. No, tutt'altra cosa. Signora, la ringraziamo, la società della spada la ringrazia per l'accoglienza e per aver dato aiuto a dei viaggiatori affaticati e feriti. Mi sembrate un po' più tranquilli degli ultimi visitatori che abbiamo avuto, quindi spero che non sarò costretto a cacciare anche voi dalla locanda. No, non ci permetteremo mai. Io me lo auguro. Anche mi dicono i miei figli che avete ripulito il ponte a sud. Sì, il ponte è stato purificato nel nome di Prios da alcuni goblin, grazie alla nostra esperta guida e la sua potente cavalcatura. Io sono nonché la fede di grazie anche alla fede di Prius e l'esperto di combattimento Mastro Kvarek, siamo riusciti a sconfiggere il ponte, adesso è libero, non sappiamo per quanto, in quanto la nostra missione ci porta a andare verso nord. Noi dobbiamo andare andare verso nord il più in fretta possibile, infatti non ci fermeremo. Ma ho lasciato l'ultimo bigliettino. Beh, qualunque cosa posso offrirvi, il cuore di Jakad, chiedetemelo e se è in mio potere vi verrà dato, magari per il giusto prezzo. Di questo dovete discutere con il nobile. Oh, nobile, mi sembra una parola forte per il buon Galdomei. Ah, beh, quindi lo conoscete? Il ricco Galdomei, potremmo dirlo. Nobile è tutt'altra pasta, una persona nobile. Nessuno di noi qua credo che sia nobile. No. Per questo mi permetto di parlarvi più o meno così. Ma non importa, anche se lo fossimo ancora, siamo ospiti. Beh, io vi ringrazio. E devo fare il sacchetto della terra della mia casata. Io ringrazio e accetto la vostra offerta. Sarebbe possibile entrare nel santuario per una preghiera? Dove si trova il pozzo? Prego, non fate... Vado. Però teoricamente io sono nobile ancora, sì. Perché sono ancora della, sì, sono l'ultimo della casa. Sei d'arma. L'ultimo della casa. Fate come se foste nel vostro tempio, non vi preoccupate. Ok, io vado a inzaccherare dentro il santuario. Nel frattempo Bietolo e il nostro Fenias ti ha portato in mezzo all'orto. L'orto è effettivamente un posto molto tranquillo, vicino alla staccionata, dove non arriva niente. Poi non la fai la guardia. Dopodiché io prendo il cadavere, prendo una corda. Il cadavere sta cominciando a irrigidire, quindi sta cominciando anche a puzzare probabilmente. Quindi faccio un po' fatica. Sì, faccio un po' fatica, anche se sono abbastanza forte, 11. Quindi comunque con un po' di fatica alzo le braccia del goblin, le leggo tra di loro in modo abbastanza innaturale, in modo che le mani siano verso l'alto. Dopodiché mi metto a cavalcioni su di lui e estraggo il coltello e comincio. Lo sbudello. Dietro ti guarda e fa: sicuro che sta bene? Ah, sei ancora qui. Non ti preoccupare, fammi fare. Questo si fa con cose che mangi. Non mi distrarre. No, io non capisco niente. Torna in cucina. Ma il giardiniere. Torna in cucina. Va bene. Stasera si mangia di merda. Lì l'ho incontrato. Non l'ho mica incontrato da quelle parti. Feci la zuppa. Dopodiché comincio a fare degli strani disegni col sangue che cola dal mio coltello. E spero di aver capito bene sul fatto che possa fare un rituale. Ok, fai un... Spero di aver capito bene il fatto che possa fare un rituale. Se no mi sono solo divertito. Maria Stuart. Se no ho solo frullato la cena. Esatto. Fai un tiro di tenacia. Questa finisce la mia. È una leggenda che sì, i colpi con cimano. Sì, dice ritualistico, potrai fare il rituale che scelgo, ma prendo un dado da 4 di corruzione o roba del genere. Esatto. Io ho scelto come scuola dei rituali quella del famiglio che già posso lanciare, che è stregoneria, e avrei anche quella di fare le domande ai morti. Ok, tirati questo dado da 4 di corruzione. 1. Ok.
giusto? Temporanea? Sì, temporanea. Ah. Se ti spogli adesso si vede che c'hai una vena nera che ti sale verso il collo, però... L'obiettivo è che alla domanda sì o no lui possa muovere uno delle due mani. A destra o a sinistra, esatto. Perfetto. Bro. Se no, senti l'aria intorno al cadavere farsi estremamente fredda. Proprio molto fredda, vedi il tuo respiro. Perché non l'avevo mai fatto prima. Mi vedi il tuo respiro condensarsi davanti al cadavere. E al terzo respiro che emetti, vedi che il vapore emesso dalla tua bocca viene risucchiato dal cadavere, che apre flebilmente gli occhi, che sono lattiginosi e vitrei, e ti fissa in attesa. Mi stai ascoltando? Muove la mano destra, che è il sì. Bene. E vedi che una delle dita però si piega definitivamente. Ah, una mano della scimmia dei Simpson, figo. Tira fuori. Se la riconosce. Non è una domanda. La falce nera, ce l'ha? E cos'è che hai tirato fuori? Il sacchettino con la droga. Sì. È un altro dito della mano destra si piega definitivamente. Che sì. Ed è vicina? Il terzo dito della mano destra si piega. C'è un umano quando serve per la domanda giusta. Ed è. Chiedi alla strofa. È vicina, gliel'ho già chiesto. Ed è molto vicina. No. Il quarto dito si piega della mano destra. Molto vicina. Bene, potrebbe essere da queste parti. Beh, non c'è mica fretta, rimani qua. Per ora sta andando come l'episodio di Simpson quando... Sì, povera compagna! Hai tre domande! Canning 5! Ho tre domande? Davvero? Davvero? Arrivederci! Arrivederci! Davvero? Sì! Quella esatta scena! Dici che è qua? Dici che potrebbe essere qua? È qua? Si piegano entrambe le dita della mano destra e della mano sì, sinistra. Un po' no. Bene. A questo punto la mia tracotanza, la mia ibris. Mi porta a fare la chiromanzia. Pure, gli leggi le dita della mano. Esatto. Allora, il primo dito a tre. Devo fare un tiro di tenacia. Faccia un tiro di tenacia. Ce l'hai fatta. Nice. Bravo. Quindi mi puoi rispondere sì o no. Anche. E qui? Come prima. Forse. E qui? Sei sicuro? Sicuro, sicuro. Sì. Ma qui nell'orto? Sì, però non a una cosa che sa lui. A una cosa qualsiasi. Okay. Che riguarda la vita. Che rispondo al master. Io. Che rispondi tu okay. Come master. Va bene. Fammi una domanda intelligente allora. Questa sei sicuro? Mi rispondi tu? L'azione sì. Ce l'avevo in testa intelligente. È la domanda che non mi viene. Nel momento delle domande fatidiche al massimo. Allora, puoi pensarci un secondo, sì. Mentre intanto chiedo a Kvarek cosa sta facendo. Io mi stavo medicando la ferita e preparando l'impacco per la notte. Perché ormai mi sembra dell'idea che ci fermiamo qua. Nel frattempo, allora, dato che hai la calma e un sacco di tempo per farlo, recuperati il posso punto di erboristeria. Quindi un punto lo recuperi adesso. Ok. Poi un altro lo recuperi dormendo. Però uno lo recuperi già adesso. Ok. E nel frattempo che sono lì alla fonte, passa il tempo, pesto l'erba, preparo la band. Quindi guardo i movimenti delle persone all'interno. Per vedere se c'è movimenti sospetti,
un pattugliamento, perché quell'uomo laggiù sulla guardiola che ci ha aperto la porta è un po' inusuale per una locanda. Allora, fammi un tiro di astuzia. Delle cose le sai lo stesso, era per sapere cosa sapevi in più. Allora, ti rendi conto che non c'è molta gente in questo momento all'interno della locanda. Ci siete voi, l'orco e i due ragazzi che vi hanno aperto la porta, il tizio sulla staccionata e la donna. Fine. C'è un'altra persona all'interno della locanda, perché senti che sta suonando e strimpellando un mandolino. Quindi c'è qualcuno che suona e basta. Quindi dai rumori e dalle ombre che vedi in giro, in tutto ci sono sei persone oltre a voi. Ok. Di cui appunto tre stanno intorno alla staccionata, quindi è facile tenerne traccia. Non ti sembra che ci siano segni di combattimento. La locanda dentro ti sembra che sia molto tranquilla. È tardo pomeriggio, quindi l'orco sta portando delle verdure verso la locanda. Vedi che ha tirato su della roba, la sta portando verso la cucina. Hanno iniziato ad accendere il fuoco perché si vede il fumo uscire dal camino. Nella stalla non c'è niente, non ci sono cavalli, non ci sono altre creature e basta. Questo è quello che vedi di quello che succede all'interno. Ok. Tu hai pensato a una domanda? Qual è la tua domanda? Allora, domanda al master è: passiamo al manuale, per favore. Se investigassi le persone ospiti o comunque residenti nella locanda, sì, riuscirei a direttamente o indirettamente, diciamo, a scoprire o a trovare la falce nera? No. No, leggendo i segni che vedi tra le stelle, tra gli uccelli di fine primavera e tarda estate che volano sopra le vostre teste, no, la falce nera non è all'interno del luogo chiuso dove vi trovate in questo momento. Dove loro si trovano? Intendo tutta la locanda con staccionata. Ok. Quello è il luogo chiuso. Ok. La falce nera non è lì dentro. La sera sta ormai scendendo. Sì, io mi medico, mi lavo le ferite. Tutto. Posso tornare dentro? Sì, sì. Sono un po' sporco di sangue. Il cadavere lo lascio lì, ovviamente. Pulisci tu, ciao cugino. Prima dalle stalle. Vieni, provo. Do due pacche sulla testa alla scrofa facendole i complimenti per le vite tolte. E se c'è qualcosa da mangiare, do qualcosa da mangiare. Sei molto mangiare. Più bravo di me. E poi vado alla locanda a raggiungere gli altri. La scrofa guarda quello che le dai da mangiare, guarda in lontananza verso l'orto. E si allontana trotterellando verso l'orto. Scrollo le spalle e vado verso la locanda. Immagino cosa io mentre rientro nella locanda mi sistemo un po' il coltellaccio e mi avvicino ai miei amici. Oh, finalmente in un posto sicuro questa sera, Mastro Galdomei, tutto bene? Sì, perdonatemi, sono un attimo turbato da ciò che abbiamo visto oggi, speravo di non dover affrontare certe scene. Ringrazio che voi siate venuti con voi, siete stati estremamente utili e molto bravi. La società della spada manda solo i migliori. Posso dire che... Oh, rimanenti. Probabilmente avete battuto persino le mie aspettative. Che erano molto basse. Ne siamo lieti. Non che fossero basse, ma perché se il nostro datore di lavoro ci sottovaluta, i nostri nemici ci sottovaluteranno ancora di più. Lasciate che vi presenti allora anche il giovane Fosco Falco, il menestrello di questa amena locanda. Oh... Molto lieto. Ecco chi strimpellava.
Effettivamente vi si avvicina un tizio vestito in maniera abbastanza sgargiante. Odio i bardi. Ha un da fuori sembrava un mandolino, in realtà è un banjo, e inizia a suonare il banjo mentre vi si avvicina. Beh, buonasera e benvenuti al cuore di Jakad. Il mio nome appunto è Fosco Falco. Vi ringrazio di essere qui stasera e di aver portato un pubblico così interessante. Guarda il goblin. Mi dispiace soltanto che non ci siano abbastanza donzelle con voi, purtroppo il mio pubblico in genere è di ben altra natura, ma ognuno fa ciò che può e fa la musica è apprezzata da tutti. Un power chord col banjo. Esatto. Tutto ciò è una perdita di tempo, umano, ascoltami. Allora, mi stai ascoltando? Certo. Continua a suonare te. Allora, la falce nera è qui, ma non è qui, hai capito? Il capo di quei goblin sì, ribelli? È qui, ma non è qui, cioè noi potremmo trovarla. Chi è questa falce nera di cui state parlando? Questo è sarebbe... sangue di goblin, vai a pulirti. Che rozza creatura, una persona di alto lignaggio come me non dovrebbe subire certe angherie da parte di creature così infime e basse. Apprezzerò insomma, la vostra compagnia per, solo in caso di un'ottima per storia. Per i goblin, quello che è appena stato fatto è un gesto di estremo rispetto. Per i miei vestiti è un gesto di assoluto disrispetto. Purtroppo, come vede, paese che vai... Purtroppo dovete capire, io sono stato addestrato dagli elfi di Ilundra e per me questo comportamento è completamente inaccettabile. Si capiscono molte cose. Gli elfi avrebbero già trovato un uso migliore della pelle di questa creatura, ma dopo tutto noi siamo creature più civilizzate e apprezzo la presenza di una così interessante creatura. Parlo della scrofa, ovviamente. Io mi avvicino, tipo, tanto così dalla sua faccia. Credo che lei dovrebbe portare più rispetto a uno dei membri della, se me lo ricordo, della società della spada. Cerco di intimidirlo. Fai un tiro di persuasione con più 2. Provo con l'altro mano. Fatto fa 1 su 13. Quindi critico, tipo. Sì, col più 2. Va bene, solo perché sento che voi siete di un lignaggio pari al mio, accetterò il vostro consiglio. Persone del nostro lignaggio devono sapere quando devono mantenere un atteggiamento anche quando le circostanze non sono delle migliori. Come voi avete fatto qui, immagino. Credo che vi lascerò riposare, mi pare che il vostro viaggio vi abbia reso tesi più delle corde del mio banjo e forse un po' di riposo gioverà a tutti. Ha spille preziose adesso? No, vedi che si dà delle grandissime arie da nobile, ma è un poveraccio. Ah, ok. Posso avvicinarmi al signore con la maschera? Grazie. Chiedi alla signora con la maschera. Tu non odi le streghe? Sì. La strega è vicina. Saremo pronti ad affrontarla. La falce nera. Lei dà la droga. Questo l'avevo capito ascoltando i goblin. Ma lei è qua, potremmo riuscire a trovarla investigando qua attorno, no? Ah, va bene. E in questo momento sentite una campana di bronzo, probabilmente quella che c'è in alto di fianco all'ingresso della staccionata da cui siete entrati anche voi, iniziare sden, 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 sden. Lei! Cos'è? Sembra più una larva che un venite a cena. Sì, assolutamente, okay. Anche perché da fuori non è normale. Io esco. L'allarme, vediamo cosa succede. Esco. Vedi mi che... sono curato prima. Sì, ti sei curato di uno. Ci si può curare? Okay. Se avete impacchi. Loro avevano degli impacchi di erbe. E quando uscite, vedete che il tizio sopra alla staccionata sta suonando la campana furiosamente. I due ragazzi sotto stanno chiudendo la porta e c'è un tizio a cavallo che è evidentemente vistosamente ferito perché sta grondando sangue sulla veste chiara
che cade da cavallo dentro, però dentro, e alza una mano verso di voi e fa: loro stanno arrivando, sono già qua. Io prendo l'arco e vado sul tetto della casa. Non vi agitate. È il ranger della regina. Io vicino faccio: non vi agitate, state fermo, e cerco di dargli del primo soccorso. Sì. Ti rendi conto che non c'è speranza per quest'uomo. È non oltre c'è speranza ogni, per quest'uomo. È oltre ogni possibile. Metto il pugnale e zapata, faccio: per la regina, il vostro dovere è stato fatto. Per la... E gli pianto il coltello per finirlo. Lo finisci e l'uomo... Ho ucciso qualcuno! No, non prendiamo tre picchi. Ah, no, aspetta. E l'uomo dall'alto si gira verso di voi, smette di suonare la campana e fa: sono troppi! Non so se ce la faremo a sopravvivere! Quanti? Quanti? Troppi! Sono centinaia! Troppi. Io corro verso il mercante. Il mercante è dentro la locanda e non dobbiamo è... andare via immediatamente. Stanno assaltando la locanda. Mio Dio! Prendete le merci più importanti che potete portare in braccio. Andiamo, andiamo, prende solo il cavallo. Il cavallo più grande, mercante. Sti cazzi della merce. No, non si sa mai. Come fa a uscire? Beh, prima cosa è chiedi. Io sono sul tetto. Esatto. Quarek, cosa vedi? Geniale. Cosa vedo? Cosa vedono i tuoi occhi di umano normale? Umano, però di umano in una posizione sopraelevata. Scappiamo, che dove? Come ci insegnano, in mezzo all'orda. Che come ci insegnano i prequel di Star Wars, la posizione elevata è la cosa più importante. PS, scappiamo in mezzo all'orda con le porte chiuse. Esatto. Hanno appena blindato la locanda, no? E il piano... Sì, ma noi sfondiamo il retro, ce la parte più divertente è che dopo aver raggiunto, dopo puntate un piano, la leggenda dei cinque anelli, noi in questa qua abbiamo preso il piano e l'abbiamo mandato a puttane. Che piano? Il concetto stesso di piano. Era perfetto. Perfetto. Saltiamo a cavallo, ci apriamo le porte e ci buttiamo in mezzo all'orda. No, il piano è salire di un piano col cavallo forma, nell'edificio. Sì, ma scavalchiamo dall'altra parte. 3 metri di staccionata col cavallo? Sì. Il cavallo lo usa per scavalcare. Certo. Sì, scappiamo a piedi? Scusa. Il cavallo si lancia e rimane appeso così. No, il cavallo, il tizio sale sopra il cavallo e si arrampica sopra. Certo, c'è un'orda, scappiamo a piedi. Fai... Certamente, che vuoi fare? Vuoi rimanere qui? Tu sei scemo, io comunque chiedo a lui cosa vede. Tu vedi che effettivamente ci sono decine e decine di torce accese. Coprono almeno 300-400 metri di orizzonte davanti all'ingresso della locanda. Quindi sulle centinaia di torce accese. Ok. Decine e decine. Poi il conto lo devi fare un po' a occhio. No, nel senso, è spannometricamente lunga questa via di torce. E davanti a una quarantina di metri rispetto a dove stanno le torce... sta avanzando una donna con i capelli completamente arruffati, pieni di rametti secchi intrecciati nei suoi capelli, evidentemente sporca nonostante la poca luce della notte, i cui occhi brillano di rosso anche nel buio della notte. Sta venendo un qua o sta andando? Sta venendo verso di voi. La locandiera è qui nei paraggi? La locandiera è salita di fianco all'uomo che ha suonato la campana con un arco, pronta a scagliare delle frecce. Vi guarda e vi fa: io non so se riusciremo a sopravvivere e non so nemmeno se avrete tempo di scappare. Se volete, questa è l'unica occasione che avete per farlo. Io di fatto sto cercando sul retro. Intanto prima cosa mi provo a accertarmi che non ci sia una porta sul retro. No, non c'è. Che non c'è. Il modo più facile per scavalcare. Il modo più facile per scavalcare non c'è tipo un caseggiato di 3 metri, ti puoi buttare dal tetto della locanda, però poi devi cadere per 3 metri. No, ok, di fianco al muro da questo lato non c'è niente, non ci sono dei barili. No, è stata costruita accuratamente perché fosse veramente difficile entrare. Il che rende anche estremamente difficile uscire. Non c'è una scala nell'orto? Allora, il problema non è il santuario. Arrivare alla cima della torre, puoi saltare di là. 3 metri non sono un cazzo. Non sono un E buttati dal primo piano della casa con le mani
poi se ti attacchi con le mani e scendi, non ti fai niente neanche con una cotta di maglia. Però scusami, dipende quanto di fretta si è. Questo è difficile qua. Piano di casa, quando c'è siamo con una cotta di maglia. No, che cazzo facevi? Ma l'ha già esplorato? No, l'ha guardato il nostro buon chierico di Prios. Cioè, te mette questo soffitto? Sì. Un po' di più, però sì. Sì, vabbè, 25. Sì. Ma il pozzo va sotto. Il pozzo va sotto. C'è un'altra uscita? Ma tanto la strega è innamorata del menestrello. Dobbiamo scavalcare. Ma per dove? Sono centinaia. Sì, ma sono da quel lato. Noi scappiamo e ci nascondiamo nella foresta dall'altro. Invece, scusate il rumore. Io mi rivolgo alla locandiera e le chiedo, ma per quale ragione loro dovrebbero voler distruggere la tua locanda? Sì, infatti. Questo non è un posto per reggere un assedio, ancora. Perché state ancora parlando? Andiamocene! Perché voglio capire per quale ragione un'orda del genere arriva per asfaltare una locanda. L'acqua del crepuscolo. Che tu sai essere l'acqua della fonte, che una volta aveva poteri curativi. Problemi curativi. E? Si racconta che sia possibile guarire dalla corruzione con questa cosa. Con l'acqua del crepuscolo. Ok. Io sono fermo in mezzo al giardino perché voglio andarmene, ma un cavaliere non abbandona i suoi compagni, quindi sono fermo lì che sto sperando e pregando Prius che li faccia ragionare. Nel frattempo non sono più così lontani perché si stanno avvicinando parecchio. Continuo a pregare Prius che li faccia ragionare e mi preparo. Si può curare dalla corruzione con l'acqua se io mi ci tuffo e la bevo? Loro ci si sono tuffati e non è successo niente di evidente. Ma non erano corrotti. E non hanno bevuto. Io sì. Chi lo sa? Scusate, quindi cosa vi impedisce di farli entrare e fargli usufruire dell'acqua? Un'orda di goblin. Mi sembri troppo tranquillo. Perché io sono pronto a purificarli tutti. Siete voi che siete deboli di mente. Beh. Uno per uno. Questa è casa mia, ok? Nessuno entra qua dentro se io non lo voglio. E se lo vogliono fare lo stesso dovranno passare sul mio cadavere. Tu ti butti dentro alla pozza e fai un tiro di tenacia. E comincia a bollire. No. È acqua, è pulita, è potabile, è buona, ma non serve a un cazzo. Glielo vado a dire alla strega. Ci penso io. Perfetto. Patrona! Io dovrei riuscire a scavalcare. Volendo riuscite a scavalcare. Da che parte? Loro stanno arrivando dall'ingresso. Se dovevamo andarcene dal retro, ma mi sa che è un po' tardino, visto che il prete... Oh, ma tu te ne puoi andare anche senza il prete, cioè, se vuoi. Vai. No, col mercante, vai. Sì, salire, ripeto, salire è facile. Un suicidio. Vabbè, scusate. Saliamo e poi ci appendiamo. E ci senza loro due? Che loro voi scappate. No, loro sono sulle mura che guardano fuori e vogliono stare qui. No, io non sono sulle mura, io sono sotto. Gli servirà una base logistica esterna. Andiamo. Scappate e mettetevi in salvo la vita del mercante. Che vuol dire? Un cavaliere della regina non scappa. In questo momento tiro fuori il sacchetto e lo nascondo in un punto della locanda imboscato. In questo momento sentite che da fuori la polvere di casa mia. Le voci dei goblin che urlavano. No, quella è la polvere di casa sua. Tu hai preso la polvere e basta. Le voci dei goblin che stavano iniziando a intonare i canti di guerra tipici delle tribù goblin smettono all'improvviso, e una voce femminile ma estremamente rauca urla: voi che state all'interno, uscite ora e le vostre anime saranno salve. Non posso dire lo stesso dei vostri corpi. Oppure aspettate che le mie orde abbiano distrutto questo inutile appezzamento di terra, al che anche le vostre anime saranno divorate. Avete una scelta, fatela ora! Ma vaffanculo! E gli tiro una freccia. Tira.
Manco Pugaz. È partita. Era un colpo di Era un colpo di avvertimento. Ho ucciso il goblin accanto a lei. Sì, lì dove Dokoyo Goyo. È accanto un po', un po' parecchio a destra, però. Questa è la vostra risposta? E allora morirete. Mentre alza stanno parlando mano. Di questo, io ormai preso dal panico un po', dico al mercante: scavalcate e nascondetevi nella foresta. Vi chiameremo se dovessimo sopravvivere, ma non credo. E sentite decine e decine di frecce che partono nella vostra direzione. Ognuno mi fa un tiro di difesa. Anche dentro? Nel cortile. Beh, se non eri al pari delle mura. Yeah. Fatto. Dato. Yes. No. Quelli che stanno sotto e non in cima alle cose hanno un più due. E io che ero sul retro? Un più due. Anche sul retro? Fallito. Se ha il più due... 7 danni. Verula l'ha fatto. Tu non prendi niente, la freccia si rimbalza addosso. Tutti quelli che hanno fallito tirino la loro armatura. Io l'ho passato. Passato? Fenia, ce l'hai fatta? Io ce l'ho fatta, sì. Bon, sì. Allora l'unico che non ce l'ha fatta era il cavaliere che però ha... L'armatura, almeno quella. Ha usato l'armatura. Che ha fatto... Beh, io a sto punto non è che ho molti più dubbi. Salgo su e mi arrampico e scappo. Giusto. Da buon goblin. A questo punto anch'io vado sul retro, così dandomi la scusa che il mercante deve essere protetto, è quella la nostra missione. Se loro sono folli da morire lì... Tu che sei sulla staccionata in alto, noti che la sua ombra, proiettata dalla luna in alto in cielo, non è nera. È violacea e si sta muovendo come se fosse viva. Niellato te! Come la mia per arrampicarmi? La tua è rossa, ma pochissimo, è proprio giusto sui bordi. Quella è un'ombra nera che sembra muoversi continuamente per i fatti suoi. Arrampicandomi usando il cavallo e cerco di scavalcare anch'io. Chi altro scappa nella notte? Io sono in cima a un tetto. Mi rifai vedere l'immagine? Questa è la locanda. Ah, quindi io ho la staccionata alle spalle. Quindi il retro, perché loro stanno attaccando da qua sotto. Esatto. E noi stiamo scavalcando qua. Perfetto. Sì. Io vi copro la ritirata il più possibile, poi mi batto la macchia. Scappiamo. Adesso scappiamo delle frecce. No, infatti mentre... io rimango lì. Ah, okay. Fedele al mio credo. Quindi scappate tutti tranne... No, 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 io esco. Ah. Io volevo fare il giro e mescolarmi tra i goblin. Sì, è un goblin. Grande. Fai una prova di persuasione più 4. Perché al è facile buio, con recupero una torcia e poi tiro la strega da dietro. Un po' di droga. Avvicino la strega da dietro, questo sono pure... più 4 più 4 persuasione, sì, esatto, sì sì, giusto giusto, scappi, ti confondi mezzo capito, dici morte morte morte, però sono in 6. Esatto. Sono più di 6, morte, no, dicevi di noi, sono in 6. Sono in 6 da dentro. Io scavalco e col mercante cerco di darmi alla macchia nella foresta. Tu pure? Io ora copro la ritirata di loro, perché se vedo attraversare qualcuno al portonello sfondano, provo a bersagliare di frecce. Ma posso... Il chierico di Prios invece rimane... Io rimango lì e chiedo se c'è la possibilità di risparmiare le persone che sono all'interno della locanda. Fai una prova di persuasione con... meno 5. Puttana, ce l'avrei fatta. Sì. Sono normale. Vi ho dato un'occasione. Non l'avete presa. Dovrete morire come vi avevo chiesto all'inizio. Forse questa era un'occasione per te. Partono altre frecce. E questa volta le frecce sono infuocate. Mm-hmm. E non stanno partendo verso le persone. Vedi che stanno andando a caso... su tutto ciò che c'è, distruggere tutte, sì, le, sì, cose. Beh, tirate, mica le vedranno. L'idea, no, infatti stanno lanciando a caso, stanno cercando di radere al suolo, okay, tutto quello che c'è. Infatti non interessa solo l'acqua.
Fai un tiro di difesa comunque perché... No, no, non era questo, scusa. Lei è circondata di bellissimo, è da sola. Armatura. Lei adesso è, qua, è stata armatura, quasi raggiunta. La mia armatura non c'è scritta. Allora non ce l'hai. Priest Robes Flexible. Non hai armatura. Sensato. Per cui ti becchi una freccia che ti fa 6 danni. E sono morto. Cioè, nel senso, ha superato la mia resistenza al dolore. Allora devi fare una prova di tenacia. Fai una prova di tenacia. 165. Che è Resolute. Sì. Presa, fatta. Okay. Ok. Nonostante la freccia e il dolore intenso e il fatto che la freccia sia pure rovente perché di quelle infuocate, riesci a spezzarla abbastanza velocemente da buttarla a terra senza cadere tu. Ok. Però ha fatto un male bestia. Lo so. Cioè non muovi più il braccio. Lei? No, aspetta, vai a terra uguale. Non c'è nessuna prova da fare. Vabbè. O vai a terra o chi ti ha colpito c'è un attacco gratuito. Ok. La seconda. Tanto lo fanno lo stesso. Sì, prendiamo un'altra freccia. Lei estrae il suo spadone e tu che sei ancora sul tetto ad aspettare che tutti siano usciti appena prima di buttarti anche tu giù dalla... È il momento, voglio rubarle lo spadone. Staccionata. Poi... Voglio saltarle alle spalle, lei non se l'aspetta. Le rubo lo spadone e corro in mezzo ai goblin. Fai, mi no? Serve per il rituale di possessione. Per il potere della sì. Persona. Fai una prova di furtività con meno 2. Oh, è mio, mio. Mollalo. Ma mi basta anche una ciocca di capelli, eh? Tu le corri incontro. Come piano B. Il problema è che non fai in tempo a raggiungerla. L'ombra ti prende per i piedi e ti sbatte a terra, facendoti sbattere anche la faccia con violenza contro il selciato della strada. Informazioni! E tu chi diavolo saresti? E si gira verso di te mentre gli altri goblin iniziano a camminarle di fianco andando sempre più vicino alla... Oh, signora strega, informazioni preziose. Parla, hai tempo 4 battiti del mio cuore, dopodiché la tua testa sarà mia. Hai 6 mesi a posto. Informazioni preziose. 1. Maghi potenti. 2. 3. No, no, facci. È una prova di precisione. Sì. E... con i goblin sappiate che se mai contare fare 3, 2, ti do 3 secondi per mettere a posto la camera, 2. Quanto hai fatto? 9. 9 fatta. La colpisci. Grande. Quanti danni fai? Un dado a 6. Più la sorpresa, più le cose. Più no, perché. Figa. No, da sempre più chiamo il maiale. Esatto, ma il maiale è dentro. Poi ho il movimento gratuito. Se tu non fossi preso dall'ombra che ti ha sbattuto per terra, al doppio bellissimo. È una prova. Buon a me basta se sangue. Puoi fare una prova di velocità, di rapidità, se vuoi. Vabbè, intanto il danno 5. Tu ti avventi con il pugnale verso di lei, vedi che la sfregi un pochino sulla gamba. Il mio sangue è solo mio, non devi permetterti! E in questo momento vuoi fare una prova di rapidità, perché se no la sua spada ti arriva addosso. Rapidità. Con più uno? No. Dai, provo a salvarlo parando con la freccia così il colpo. No, adesso c'ha la prova di difesa. Non è riuscito a spostarsi, quindi la spada sta calando verso di lui. Vabbè, quanto ragazzi, hai di armatura? 13. Armatura? Un dado da 4. Un dado da 4. E tiro la freccia. Tira un dado da 4. No, Lo salvo. 4! Riesci a divincolarti abbastanza, non da scappare, ma da evitare la maggior parte del colpo. Subisci 2 ferite. Andata. E però ho bisogno del manuale. Nel frattempo, chi altro di voi vuole fare qualcosa? Io tiriamo un'altra freccia. Sperando di colpirla. Sì, dai, colpita. Grande. Un D8. 2. Se la distrai
Vedi che la freccia non arriva nemmeno vicino al a colpire effettivamente. L'importante è che si distragga. Io faccio ok, ho fatto il possibile. Allora, ah, eccolo qua. Fai un tiro di tenacia, mio caro Fenia. Va, come va? Fatta. Dimezzi la corruzione che ti pigli dalla spada. Quindi tiro andando da 4 e prendi solo la metà. Minimo 1. 1. Tu sarai mio. Se la tua vita non sarà mia, la tua anima farà parte di me. Oggi o domani, prima o poi succederà. Forse domani. Corro. Bobis, vuoi scappare? Allora tiro un'altra freccia. Io mi butto nel pozzo. Tu ti butti nel pozzo. Li schianto tutti, uno per uno, quando entrano. Dal pozzo. No, io in realtà mi butto nel pozzo perché vorrei vedere se c'è un effetto boost legato alla fonte. Quello che non ti hanno detto, che sono 32 metri di pozzo. Sempre due. C'è l'acqua in fondo, spero. Se no non capisco come cazzo fa a fluire dentro al laghetto se non c'è. Sì, se no il livello non è alto. Se no allagherebbe, hai ragione. E sempre due danni. Vedo che non fa un cavolo e... Capi. E no, anche perché hanno tirato le frecce infuocate, quindi tu ti butti nel pozzo e a questo punto fai un tiro di astuzia, anzi no, di tenacia, per cercare di minchia che schifo niente. Attingere al potere che probabilmente è solo una leggenda, okay. Non esiste più sto potere perché evidentemente va bene, basta. Allora sfiga, dopo riemergo e torno alla porta. Ma nella polla, non nel pozzo. No, nel pozzo. Però se l'acqua della polla è piena fino a qua ed esce dal pozzo. Ok, quindi l'acqua è pieno. Pozzo è pieno. Pozzo è pieno tracimante. E senti che stanno iniziando a dare colpi di violenza al portone. I due ragazzi e l'orco stanno tenendo ferma la porta. Il menestrello non si vede da nessuna parte. L'edificio sta prendendo fuoco? L'edificio no, perché il tetto è di ardesia. Allora no, allora non scappo, continuo a mitragliare le frecce. Se riesco a fare qualcosa, ma... E tra poco... Sfondano? Riusciranno a sfondare, perché sono talmente tanti che anche con un orco e altre quattro persone... Sì, devo trovare il segreto di questa cazzo di fonte. Si distrae un attimo sta strega. Non gli ha ancora fatto niente. Ah, ho capito, non si tira neanche a vedere da dove arrivano. Colpita. Prima o poi i goblin si occuperanno anche di lui. Quattro danni? No. Cazzo ha d'armatura? Quattro. No! Ha una cotta di maglia rinforzata. Vaffanculo. Cotta di maglia rinforzata è un dato da 8. Ma i mostri non tirano la media. Non tirano. Cioè c'ha la mia armatura, è armaturata pesantemente quindi. Eh sì, dica Fenia, tocca lei. Esatto. Vai, Fenia. Ottuplo movimento. Ottuplo movimento e inizia a scappare. Sì. Va bene. Da che parte? Verso il punto più scuro e lontano della foresta, sopra un albero. finirò il mio percorso nella corruzione con un rituale sul coltello insanguinato. Perfetto. Tu scappi nella foresta alla ricerca di salvezza. L'ex guardia è ormai a ci sto allontanando con il mercante per cercare all'inizio se c'è in direzione un posto dove ci possiamo nascondere fino a che non passi tutto. Far nascondere il mercante e poi se c'è bisogno io tornare un po' indietro. Ok, ti dovrai allontanare un po', quindi non sai quanto valga la pena tornare indietro. Sì, ci allontaniamo. Ogni tanto mi do delle occhiate dietro, se vedo qualcuno. Ma... Voi quanto avete di rapidità? Voi che siete rimasti... Rapidità è quick, 7. Sì. Quindi prima il nostro arciere. Vabbè, io ho tirato una freccia e ho fatto... Hai fatto un danno. 5, quindi un danno. Yeah! A quel punto lei si gira verso di voi. Alza la spada... in alto, urlando: abbattete la porta! Quel posto deve essere mio! E quando urla mio, vedete che la spada brilla di quella stessa luce violacea di cui brilla la sua ombra e inizia a vibrare
e voi riuscite proprio a sentire il rumore metallico che fa fino a voi. E fate un tiro di tenacia. Lo sapevo. Tutti, anch'io? No, cazzo, finalmente due. Vaffanculo. No. Tu non prendi niente. No? No. Niente. No? Sbagliato, sbagliato riga. No, no. Prendi un dado da 4, tiratelo. Sì, corruzione immagino. Sì. Ah, 4 punti di corruzione. Tu senti proprio le vene che ti si gonfiano, cadi in ginocchio sul tetto di Ardesia, perché senti questo rumore della spada che inizia a diventare sempre più insistente, sempre più pesante, finché riempie ogni tuo pensiero, non riesci più a pensare nient'altro che a wow 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 wow, e cadi tenendoti le orecchie le mani sulle orecchie e ti accasci sul tetto. Tu sei l'unico rimasto, perché vedi che anche la donna che ha lanciato un po' di frecce sui goblin uccidendone qualcuno e i ragazzi che tenevano a porta l'orco tutti iniziano a tenersi le mani sulle orecchie, e in quel momento i goblin riescono a sfondare il portone e tu ti ritrovi davanti un'orda di goblin che scema all'interno della della staccionata. Quelli con le torce vanno verso la staccionata, verso le stalle, verso la locanda. Iniziano a bruciare tutto quello che trovano. Mentre quella donna con lo spadone si avvicina verso di te. Cosa vuoi fare? Accendo il martello. Io ho Witch Hammer, e quindi ho il maglio purificatore. Accendo il martello e la purifico. Tento di tirargli una mazzata. Vai, è una prova di difesa critico, secca. Vai. Cioè di precisione. Farò 20. Secca. Non leggo. Non è 20, ma è di un punto. Ho fatto 14, 13. Lei blocca il tuo maglio con la spada. Entrano un attimo in risonanza e per un attimo riesci a bloccare il rumore della spada metallica. Poi però tocca a lei, che mi stregnerò, prova a colpirti con con lo spadone. È una prova di difesa. Se non ho da 20. Ah no, giusto, scusa, ce l'ho. 8 o 9, grande. Tu riesci a parare lo spadone con il maglio e vedi che lei proprio si inizia a inalberare. Non è possibile. Tu, uno sporco seguace di quella stupida divinità che non serve a nulla, è morto, fattene una ragione! Muori! E tocca di nuovo a te. Ok, vai, proviamo. Io posso fare più un cacchio. 9, ce l'ho fatta! Con la corruzione a 4. Tu sei a terra. Ok. Ce l'ho fatta, 9. La colpisci. Ok, quindi ho il D8 più... Scusatemi, guardate il maglio purificatore quanto aggiunge a... Non so cos'è. Dammi. Novizio, quindi livello base. Non mi ricordo se è un D4 o... 130. Quello che deve fare la statistica. Non mi ricordo se è un D4 o... Allora, il maglio purificatore è un D6, perché lei è un abominio. Ok, è un D6 in aggiunta al D8. 6 punti. Riesce a farle 2 punti di danno? E lei è ancora più infuriata di prima. I goblin intanto stanno finendo i tizi che ci sono in giro. L'orco si sta cercando di difendere lanciando goblin in giro, ma sono talmente tanti che non ha nemmeno senso cercare di difendersi a un certo punto. E sta ancora a te. Ok. Grande, 6. Ancora. La colpisci di nuovo. Quando posso fare il rituale me lo dici. 9. Aia. In questo momento, tu che ti sei addentrato nella foresta, Fenia, sei abbastanza lontano da non essere più visto né dai goblin né tantomeno da lei. Bello, se lo fai adesso mi sa che l'ha ammazzato. E dimmi che cosa vuoi fare. Parte dell'orda, parte della foresta. Mi arrampico su un albero, dopodiché pianto il coltello nella corteccia dell'albero,
mi taglio anch'io, unisco il mio sangue a quello sul coltello e con un tiro di tenacia provo a impossessare la strega. Tenacia contrapposta. Tenacia. Cioè, praticamente c'è scritto tenacia, poi c'è una freccia. Sì, è modificata dalla tenacia sua, quindi hai un più uno perché lei ha tenacia bassa. Attenzione, se ci riesci a fare un evento. Tenacia. Perché? Scusami. Resolute. Resolute. Perché non puoi obbligarla a suicidarsi, però puoi obbligarla a stare ferma così, a prendersi in mano in faccia. Grande! Bellissimo! Grande Joe! Cosa le fai fare? Parte dell'orda, parte della forza. La possiede per 24 ore. Innanzitutto le alza le mani in aria e dice: sono solo sei! È il segnale che per tuo segnale. Grande. Bellissimo. I goblin si fermano un attimo. No, non erano sei. Tutte erano... fermi, uscite di qui! Ma erano così, erano otto. Uscite di qui! Sì, sicura? Perché abbiamo già dato fuoco. Butta la spada per terra. Ah, la sua ombra diventa rossa. Ok. Ma solo i bordi rossi, però. Solo un esperto se ne può accorgere. Sì, padrona. Tutti fuori! Possiamo portare questo, indica il ragazzino come... spuntino. Adesso, siccome io... lei si ricorda tutto, dice ad alta voce... dove possiamo trovare la droga, le gocce di paradiso. Le istruzioni precise. Le istruzioni precise sono che la droga... Non ho capito, scusa. Lei, voglio, le comando di dire ad alta voce dove trova le gocce di paradiso, dove si possono trovare... Ma tu la stai possedendo? Sì. Ma lei non dice che molti... ricordi. Sì, no. si ricorda quello che succede quando finisce la possessione, come se fosse stato un sogno delirante. Ah sì, è borderline questa cosa. La sto possedendo. Non so se posso darle un comando mentre la posseggo, oppure se... No, puoi fare quello che faresti tu. Ah, ok, va bene. Allora, quindi in questo caso butto butto la spada per terra. E prendi poi un goblin di... dove sono le gocce? Tu! Dillo a tutti! Testa sorpresa! Dov'è la nostra tana? Dillo! Gold alla lavagna! Cioè, vuoi annientare l'esercito di goblin con l'overdose? Beh, la droga ce l'ha Sfaru, noi non l'abbiamo purtroppo. E no, dillo signora. Chi è Sfaru, dillo! È l'alchimista, il vostro alchimista, signora! Il mio alchimista! Avete sentito tutti? Bene, ora è il momento di ritornare nella foresta! Non da quella parte! Da quella parte! Sì, padrona! Da quella parte ci sono io, peraltro. Sì, padrona, come volete, padrona! Se siete sicura voi, padrona, noi siamo solo i vostri servi. Dateci altre gocce del paradiso, però. Certo, le chiederemo a Subaru! A Sfaru! Quello è lui! Andiamo da Sfaru, vedi che ripartono. Lasciate le torce, tanto non serve più a nulla. E ricominciano ad andare verso... Gli archi non vi servono! Per terra! Con le frecce! Ma le abbiamo fatti noi, signora! Per terra con le frecce! Vabbè. Un esercito in rotta e poi senza rimane... avere fatto un cazzo. E poi... No, vabbè. Ragazzi. È fantastico. Un taglietto innocuo. Apparentemente è dovuta ferire. Se è dovuta scappare. È dovuta scappare, circondarla, raggiungerla, ferirla. Anche perché se ti faceva un danno serio, era serio. Me la son rischiata. E dopodiché rimane così mentre gli altri escono con le braccia conserte, dando le spalle a loro. A te, principalmente. Esatto. E io. Esatto. Io mi ripiglio. Sì, adesso con calma inizia a riprendere. Prendo la rincorsa e la manco. Mai più 9. Mai più 9. Ah, più 9. Okay, allora ferma immobile a non fare nulla. L'ho presa. 10 punti. Pum. Tu senti un dolorosissimo colpo alla testa e ti riprendi. Ok. Parte della foresta. Mi rimetto dietro il coltellino. Sì. Beh, ferma armatura. Cade. Sì, l'armatura c'era lo stesso, ma era già morta per il colpo di. Sì, l'ho uccisa! Di Ansel. Quindi la vedete cadere.
a terra e sembra in questo momento essere completamente priva di ombra. Il suo spadone rimane lì a terra di fianco dove era caduto. E nessun altro oltre a voi è rimasto vivo all'interno della locanda. Perciò la lunga notte del morbo inizia ad allungarsi sul Davokar e voi avete per ora rimandato di qualche giorno l'avvento dell'oscurità. Abbiamo una brutta notizia. No, non ne parleremo. Perché era un'ora goblin. Eh? Ci vuole un'ora goblin per, ma lanciare, sì, un'ora per goblin lanciare il rituale. Immaginavamo. Qual è la brutta notizia? Sono sei! Quello che ci avete ascoltato giocare era Simbarum. Abbiamo giocato a La strega e il mercante, che è una pre-avventura, un'avventura prequel. Ma finiva così? No, in realtà l'avventura finiva da tutt'altra parte. Poi vi siete arenati nella locanda, quindi va bene così. Ok, perché non c'era la strega di base. La strega e il mercante è l'avventura prequel della notte del morbo, che è l'avventura introduttiva di Simbarum. Esatto. Ah. L'avventura introduttiva di Simbarum finisce con l'assedio. Voi avete fatto un pezzo della strega e il mercante e un pezzo della notte del morbo, per non farsi mancare nulla. Okay. Giusto. Yeah. E niente. Si è fatta una certa. Simbarum è un gioco di GG Studio. Ha delle illustrazioni bellissime. Sì. E i talenti a me piacciono molto. Mi è sempre piaciuto da Dragon Age anche il fatto di i livelli di talento che ti danno cose diverse. Oltretutto, comprando il manuale, mi avevano dato un'avventura, la mappa del Davokar e la mappa di Forte Cardo, le schede dei personaggi, insomma, un sacco di roba. Trovate un sacco di materiale sul sito di GG Studio e sulla Tana del Serpe Drago, che è la pagina di Andrea Maugeri, che ci ha dato questa avventura, La strega del mercante, da giocare. Trovate anche Atlanti, che vi spiegano meglio la geografia e la politica del Davokar. Andate a vedere perché c'è un sacco di materiale. Noi settimana prossima non andiamo in onda con una puntata di Fumble GDR, ma bensì con una puntata speciale di Com'è quel gioco per il Kickstarter di un gioco che ci sta particolarmente a cuore perché sono amici nostri e ovviamente li conoscete, sono Latinet, li avete già sentiti per Urban Heroes, li avete già sentiti per Dungeon Digger, questa volta giochiamo. Sono amici, ma come sempre noi saremo obiettivi. Vabbè, gli abbiamo sempre detto quando hanno cercato di ucciderti che... Sì, esatto. giocheremo a Fantasy a Fantasy Pug Quest. Solo le telecamere mi hanno salvato, perché io gliel'ho detto a Alessandro, se non ci fossero state le telecamere mi avrebbe ucciso, perché probabilmente sì. Vero. E poi muori mentre invece il fatto che c'erano le telecamere non poteva neanche lui esagerare troppo col cercare di uccidermi, perché le sue regole scritte da lui mi stavano dando ragione. Comunque giocheremo a Fantasy Pug Quest, che è un gioco che ci sarà su Kickstarter dall'8 ottobre, quindi se volete vedere come sarà il gioco collegatevi giovedì prossimo sempre verso le 9 e faremo una partita in più o meno diretta. Noi ci avremmo già giocato ma faremo finta di no. Mm-hmm. Quindi potrete fare delle domande in diretta e noi vi risponderemo velocemente via chat se volete farci delle domande, e poi torneremo la settimana successiva con la leggenda dei 5 anelli. E buonanotte! A settimana! Fumble Room! Ciao! Fumble Room now!